tempo stesso, se è guardata bene, da non enfatizzare troppo, perché comunque in lui c'è questa oscillazione che va da il rivoluzionario che prosegue la rivoluzione e il despota che la trasforma in una dittatura, che poi peraltro insomma va anche a finire male per i francesi, perché da aver preso tutta Europa, no, si ritrovano invece con il ritorno e la restaurazione. Quindi secondo me è una storia interessantissima, e veramente ringrazio Vanni Ruggeri, ovviamente, come sempre, perché comunque dovete sapere che lui c'ha pure degli studi, c'è pure andato a Parigi a studiare questa roba, quindi insomma credo che da organizzatore del premio letterario attendesse il 200° anniversario per inserire qualcosa nel premio, così da ricordare anche un po' la sua gioventù, non che sia passati tanti anni dalla sua gioventù, però insomma sicuramente gli studi universitari sono qualcosa che segnano tutti, no? Perché insomma, sono quella cosa in cui ti senti molto esperto, e quindi insomma io lascio veramente la parola ai relatori, ringrazio tutti e chiedo a Vanni di sostituirmi, perché ora insomma diciamo è meglio che coordini lui, che oltre... Ah, ecco, sì, no, ovviamente, qui c'è il professor Tosti, certo. Ok, allora, ecco, grazie. Grazie, io sostituisco l'avvocato Biscotti, che era ieri alla conferenza di apertura, ma quest'oggi è stato trattenuto a Perugia per impegni di lavoro. Ma io mi limiterò veramente a prendere 2 minuti solo per ringraziare gli organizzatori, gli enti che hanno collaborato, i patrocinanti, Viola Luarasi, che ci ha aiutato tanto come ogni anno, l'assessorato, il comune di Magione, e un ringraziamento particolare lo vorrei fare all'assessore Ruggeri, perché non è stato solamente un supporto, diciamo, istituzionale, ma devo dire la verità anche operativo e intellettuale, veramente non è così comune. Poi volevo ringraziare tutti i relatori che hanno accettato il nostro invito, e infine voi che siete presenti oggi qui, perché insomma è bello tornare in presenza per queste iniziative. Grazie. Lascio la parola al professor Mario Tosti, che coordinerà i lavori di questo pomeriggio. Lasciamo il posto al professore. Vanni, volevi dire qualcosa? Forse sì, dai. Forse Vanni, dai. Non puoi fare niente per ricordare da te il dottorato. Ma non tanto per, diciamo, motivi biografici, però ha ragione il sindaco, io ci tenevo veramente tanto che in quest'anno, dove sicuramente l'anniversario napoleonico è passato un po' in sordina in Italia, io non ho visto grandi cose né dall'accademia né dal punto di vista, diciamo, mediatico, se non limitate al giro di giorni intorno al 5 maggio. Per me veramente è stato un piacere e un onore realizzare questo programma insieme all'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea e a Stefano in particolare. Se non altro perché i relatori sono veramente quanto di meglio può offrire in questo momento il panorama degli studiosi nazionali ma anche internazionali. Di Luigi Mascilli Migliorini basti ricordare la monumentale biografia di Napoleone, vincitrice anche di importanti riconoscimenti in terra d'Oltralpe, cosa tutt'altro scontata per un volume italiano. Alessandra Necci si è sempre interessata di Napoleone, biografie incrociate tra Fouché, Talleyrand e non ultime le donne dell'imperatore. Riccardo Benzoni, con l'ultimo volume su San Napoleone, ha diciamo anche intercettato quelli che sono stati i miei studi del dottorato di ricerca, quindi con particolare piacere lo abbiamo qui. E di François Houdet ricordo che negli anni in cui io frequentavo, diciamo, la Sorbona, iniziava l'uscita della monumentale edizione critica della Correspondance Générale, che arriva oggi al 17° volume, e allora era, diciamo, alle stampe il primo. Un'opera, diciamo, monumentale che segna appunto un nuovo, diciamo, grande approdo della edizione critica delle lettere di Napoleone dopo quella di Napoleone III. Quindi veramente è con grande piacere che accogliamo e raccogliamo queste corrispondenze imperiali all'interno del Festival delle Corrispondenze in un momento così, diciamo, particolare e eponimo
di Napoleone. Ringrazio ovviamente il professor Tosti che si è anche interessato personalmente alla buona riuscita del convegno. Ringrazio tutti voi e cedo la parola al moderatore e ai nostri relatori. Grazie. Sì, grazie, buonasera e benvenuti. Molto numerosi, nonostante insomma il periodo, il tempo, grazie veramente, vuol dire che c'è un'attrattività di questa manifestazione che, devo dire la verità, come presidente dell'istituto insieme ad Alberto Sorbini, che non vedo ma che era qui, eccolo, ti ricordi, insomma, fu un'idea sua, di Alberto Sorbini, che era direttore dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, io ero presidente, e il Comune di Magione propose, appunto, ci propose, no, come comitato scientifico, di una piccola manifestazione locale che intendeva premiare, no, un testo che si occupava di corrispondenze. Io non ricordo quanti anni sono, ma diversi anni. Da quel momento questo festival è cresciuto, ma è cresciuto veramente. Noi abbiamo dato il nostro importante contributo con Alberto, con tutto lo staff dell'ISUC, Ceccarelli, ma anche altri, e adesso è diventato una realtà nel panorama culturale non umbro, nazionale. E questo, devo dire, grazie anche al salto di qualità fatto sia con il sindaco Chiodini che con l'assessore Vanni, perché questo rapporto tra, appunto, politica e cultura in questo caso si è manifestato nella sua eccellenza, e quindi veramente bravi, perché come vedete il vostro sforzo, il vostro impegno è ripagato da una numerosa presenza ad una manifestazione che significa anche che la gente ha voglia comunque, no, di ascoltare alle 3:30 del 4 del pomeriggio di un settembre, anche caldo, ha bisogno di ascoltare cose diverse dai soliti talk show, dalle solite questioni televisive che talvolta ci annebbiano e ci confondono. Quindi grazie veramente. Io, che dire, insomma, ecco, sui temi, io soprattutto prima di Napoleone, Vanni lo sa, no, mi sono impegnato tantissimo su questo impatto della rivoluzione francese nelle strutture arcaiche, no, della penisola italiana, che cosa significò, perché secondo me lì siamo all'origine di una serie di processi, no, di secolarizzazione, di laicizzazione, di modernizzazione, che tuttora alcuni sono in corso. Pensate solo, no, lo dicevo ieri sera, che un'idea dell'Umbria, così come noi la conosciamo, è nata, no, con i francesi, con il Dipartimento del Trasimeno, che per la prima volta ritaglia i confini di una regione, grosso modo come ed ora, quando per tutta l'età moderna non esisteva un'idea di Umbria, era Umbria, ovvero Ducato di Spoleto. No? Quindi, per dirvi veramente la cesura, lo spartiacque che ha rappresentato questi quindicennio che va dalla fine del Settecento al 1815 nella storia non solo italiana ma anche europea. Non potevamo avere di meglio qui stasera a Monte del Lago, e ringrazio veramente tutti i relatori, perché è il meglio, l'ha sottolineato Vanni, che può offrire il panorama internazionale rispetto a questo personaggio, a questo evento. Mi è difficile naturalmente presentare Luigi Mascilli Migliorini, al quale mi lega ormai credo una decina di anni di amicizia veramente profonda. Non ci credono le persone, perché nell'ambiente accademico tra professori universitari si sa, insomma, che c'è piuttosto scontro, antipatia e farsi dispetti è di moda. Devo dire che una delle cose più belle, insomma, ecco, della mia storia, della mia carriera universitaria, che è arrivata quasi alla fine, perché ho 2 anni, poi anch'io mi godrò la quiescenza, è stata l'amicizia di Luigi, come di tanti altri amici. C'è anche Amedeo Feniello qui, ecco, che ringrazio, anche lui, appunto, di queste persone che dall'alto, appunto, della loro scienza, della loro capacità di attrazione internazionale, i loro rapporti, le loro relazioni, riescono anche ad avere rapporti umani di amicizia con colleghi. E è una crescita reciproca, almeno per me è stata una grande crescita, una grande soddisfazione. Io inviterei Luigi qui al tavolo e direi, appunto, che non c'è bisogno, poi Vanni l'ha accennato, è il maggiore esperto, credo italiano, ma credo a livello europeo, internazionale, di Napoleone. L'ultimo suo
delizioso, direi, libretto pubblicato con il Sole 24 Ore, Le Isole di Napoleone, è una lettura veramente piacevole, no? Che attua quella che io posso dire noi storici o alcuni storici colleghi non riescono a fare, cioè questo rapporto tra la storiografia ufficiale, quella delle riviste di fascia A, e la divulgazione, no? Qui in questo paese, come dire, quasi abbiamo delegato come storici questo della divulgazione a giornalisti, alcuni bravi, altri meno. No? Ecco, noi dobbiamo, secondo me, recuperare questa dimensione, unendo appunto a quella che è la trattazione filologicamente, scientificamente corretta, no? Ad una forma di divulgazione che veramente inserisce il personaggio, gli eventi, i fatti, in modo tale, no, che possano essere di aiuto alla crescita collettiva della società civile, ad un'educazione civile. No? Bonaparte, mi viene troppo spontaneo dirlo, adesso Riccardo Benzoni e anche Luigi mi guarderanno male, ma bonapartismo che cos'è se non questa parvenza di democrazia, no? Che sotto, diciamo, questa etichetta nasconde in realtà, no, forme autoritarie. Uno studio molto interessante, soprattutto quando sento in questi giorni, no, in questi tempi, alcuni dicono governo liberticida, e mi alludo al Green Pass e ad altre situazioni di questo genere, ecco, come se appunto non conoscendo quali sono poi le caratteristiche storiche, no, di queste forme, ecco, allora ci si lancia in come dire, proclami che hanno nessun fondamento dal punto di vista storico e dal punto di vista appunto della loro validità. Quindi la storia è inutile, e io credo che una delle, Luigi, carenze fondamentali della classe politica a livello italiano, a livello europeo, a livello internazionale, è la carenza di conoscenze storiche. L'Afghanistan, scusate, mo divago un po' troppo, però è la conferma di quello che sto dicendo. Quel popolo conteso, quella terra di confine che per sé non ha mai accettato nessuna forma di dominio, come dire, noi ci siamo stati una decina d'anni e poi l'abbiamo abbandonata. Credo che sia una di quelle soluzioni sbrigative, appunto, che nascondono una carenza, no, nella classe politica, e che preoccupa, permettetemi, preoccupa. Quindi bene, no, la storia, bene Vanni a ricordare in questo festival che sta, ripeto, ormai sul palcoscenico nazionale, no, questo evento, questa figura di Napoleone, che ci consentirà, lo sentirete poi anche da Luigi e dagli altri, ecco, di fare alcune riflessioni importanti per la comprensione del nostro tempo, del tempo in cui viviamo. La storia non è tanto maestra di vita perché dice no, ci insegna, no. È importante per capire l'attualità, perché se non comprendiamo le dinamiche che hanno portato a quello che siamo ora, e senza la storia è difficile capirle, non riusciamo mai a dare una risposta adeguata, no, al nostro futuro. Luigi, scusa se ti ho rubato tempo, ti do la parola, ti ringrazio naturalmente, pensate che dovrà fare una specie di tour de force, poveraccio, perché domattina prenderà un aereo e arriverà a Catania, dove sarà impegnato nella sera ai giardini Naxos, no, insomma in un altro palcoscenico di rilievo internazionale. Grazie veramente, Luigi. No, grazie. Grazie a te, Mario, grazie a tutti voi, anche per la scoperta dell'aeroporto di Perugia che farò domani, che era l'unica condizione per cui potessi accettare l'invito siciliano venuto dopo, e comunque certamente meno vincolante per me di quello che veniva da Mario Tosti. Della nostra amicizia Mario ha avuto parole straordinarie e non devo dire altro. Voglio però ringraziare il sindaco, voglio ringraziare Stefano Ceccarelli e naturalmente anche Vanni, ma per Vanni farò un ringraziamento più particolare su una cosettina che ho notato, perché mi sono ritrovato in un'atmosfera straordinaria. Io ho vissuto molti anni a Firenze, in Toscana, e l'Umbria non era lontana, e ho cercato di riprodurre in una specie di incontri mediterranei che faccio a Procida, adesso diventata molto famosa perché capitale italiana della cultura per il prossimo anno, quello stesso spirito di piccole comunità rimaste pressoché intatte. Lì naturalmente il contesto è diverso, isolano, il tema è mediterraneo, ma devo dire che
questi due giorni, tra ieri e oggi, girando tra in questo minuscolo ma preziosissimo luogo, ho capito che io andavo ricreando a Procida, ma talvolta lo dico, un seminario a cielo aperto, perché sono 4 chilometri quadrati, un'isola, spero che anzi mi farete tutti, lo sa Riccardo, perché qui abbiamo degli aficionados di Procida che oggi vedo qui davanti, spero che l'anno 21 mi facciate l'onore e il piacere di venire a vedere questa nostra esperienza e vedrete in che modo la suggestione di luoghi come questi, il garbo di luoghi come questi e il legame con la vita intellettuale che vi si svolge abbia molto pesato in queste cose che poi ho realizzato in un'altra parte della mia vita, non toscana, non fiorentina, pienamente e nuovamente napoletana, a Procida. E poi, Vanni, io naturalmente devo a lei la passione napoleonica che ha portato me qui, quindi la ringrazio molto per aver pensato a un bicentenario che ha bisogno di tanti appoggi, perché nonostante l'Italia tutta sia ancora il luogo nel quale il nome di Napoleone, le azioni di Napoleone siano considerate con maggiore attenzione, direi talvolta anche con favore e con passione, perché lo sappiamo, a lui dobbiamo la modernità, al nipote, che non ne va nemmeno, dobbiamo l'unità, insomma, questi napoleonici da qualche parte, come dire, ce li siamo trovati sempre vicini. Poi c'è chi non ama la modernità e ahimè le vicende di questi giorni con i vaccini lo dicono in maniera fin troppo scoperta, c'è in Italia chi non ama nemmeno l'unità e quindi inevitabilmente Napoleone può avere, talvolta soprattutto nelle parti più progredite dell'Italia, io questo veramente sono diventato il presidente di un comitato per il bicentenario napoleonico che cerca di fare quello che può, perché ho sostituito peraltro in corso d'opera Filippo D'Averio, che era un nome che inutile ricordare, perché il Ministero, lo voglio dire perché lo dico sempre con molta franchezza, non ha ritenuto opportuno riconoscerne la dimensione di comitato nazionale e quindi anche quel poco di sostegno economico, pressato da un mondo, come dire, di cui è facile intendere le matrici, che diceva ma no, ma questo Napoleone appunto ci ha devastato. Ora, se questo viene da Venezia, talvolta uno lo può pure capire, perché Venezia, insomma, qualche ragione già da Foscolo l'aveva, ma che venga da Milano, credetemi, è semplicemente ridicolo, perché se c'è un luogo, una terra, che deve veramente a Napoleone la totale, il rovesciamento della sua condizione nel panorama italiano e da città tra le tante diventare quello che poi giustamente è diventato, la città leader, la capitale morale, come si dice, è Milano. E beh, tutto questo poi condiziona le scelte politiche e ci ha fatto trovare in qualche, come dire, corso d'opera un po' in difficoltà, da qui anche qualche giusta osservazione. Si poteva fare di più. Quello che stiamo cercando di fare anche con questo è il massimo. Grazie però soprattutto per il titolo. Io non so chi abbia scritto questo titolo, sospetto che sia stato lei. Chiunque abbia scritto questo titolo mi consentirebbe anche di dire leggete il titolo e basta, perché c'è esattamente tutta la questione di cui adesso qualche minuto vi intratterrò. Leggetelo quindi sul Dépliant, perché veramente è la guida a un discorso possibile. Intanto il titolo generale, poi il resto lo chiamiamo sottotitolo, la corrispondenza negata. Sì, siamo in un festival delle corrispondenze e la corrispondenza di Napoleone da Sant'Elena, credo che François Houdessec ne conviene con me, d'altra parte le pagine parlano chiaramente, se voi prendete il volume che dal 1814 viene chiamato Le Chute, con un elegante modo di dire, sono le cadute di Napoleone che lo portano fino a Sant'Elena. Ma mentre le cadute, diciamo, del 1814-15 sono ancora ricche di materiale epistolare, poi a Sant'Elena le lettere sono diradate. Ce n'è una famosa a Lord Liverpool per lamentarsi delle condizioni nelle quali si sta svolgendo quella che lui vorrebbe immaginare essere un esilio, ma che gli inglesi credono sia invece una prigionia, e questa è una cosa sulla quale naturalmente sarà difficile tra loro capirsi, e nemmeno noi oggi vogliamo sciogliere questo nodo. Quindi un uomo che è un bulimico, direi, della scrittura, come è stato anche da giovane soprattutto un bulimico della lettura, un giovanotto che a 16-17 anni, e poi ci ritorna anche a Sant'Elena su questi bivi della sua vita,
pensa che forse la carriera da fare è quella dello scrittore, nonostante lui sia già da 4, 5, 6 anni nei collegi militari, il padre non sogna altro per lui che una carriera che lo affranchi da quella condizione un po' periferica che ha all'isola d'Elba e all'isola di Corsica, dove è nato, ad Ajaccio, e Napoleone invece a 16-17 anni, appassionato della sua patria, della Corsica, pieno di un patriottismo indipendentista, scrive e continua, legge molto e scrive ancora di più intorno alla Corsica, novelle corse, racconti vagamente storici, insomma, qualcosa che perfino Leonardo Sciascia, in un delizioso saggio che io consiglio sempre a tutti di leggere quando ha pubblicato alcuni di questi piccoli scritti, dice: ma in fondo sarebbe stato forse un pessimo o insomma un tollerabile letterato, ci abbiamo guadagnato un grande generale e qualcosa anche di più. Quindi un uomo che certamente non era lontano dalla scrittura, ma che a Sant'Elena apparentemente, perché poi c'è il sottotitolo sempre elegantemente scelto da Vanni, spiega che in realtà non si è fermato, ma insomma, apparentemente, se dovessimo stare al termine più letterale di corrispondenze, io potrei finirla qui: di corrispondenze da Sant'Elena sono una parte marginale, con alcune cose certamente interessanti perché ci sono, ma lo scrittore Napoleone, le cui lettere sono immense, perché talvolta sono dei veri capolavori, delle vere opere d'arte, come lo sono naturalmente i discorsi e i bollettini sulla Grande Armata, che rappresentano pezzi narrativi autentici, e scrive di tutto e scrive a tutti, a Sant'Elena sembra tacere. Ecco, la corrispondenza è negata per le ragioni che è facile capire, cioè è una corrispondenza che non gli viene impedita dal punto di vista formale, ma viene sottoposta tanto in entrata come in uscita, cioè da e per Napoleone, a una censura molto attenta e severa, cosa alla quale invece Napoleone, in quel campo, come in tutti gli altri campi, quando arriva a Sant'Elena, si vuole sottrarre. Napoleone, lo dicevo prima, si considera un esule, nel migliore dei casi, qualcuno che si è arreso volontariamente al re d'Inghilterra e agli altri re dell'Europa, e non è quindi un prigioniero. Invece gli inglesi ritengono che dopo la battaglia di Waterloo, dopo che il congresso di Vienna lo aveva dichiarato il nemico pubblico dell'Europa con termini molto precisi, invece questo è semplicemente un generale Bonaparte, così lo chiamano non appena lo fanno salire sulla nave inglese, e così continuano a chiamarlo fino alla fine dei suoi giorni. Napoleone deve, come dire, risalire l'onda di una condizione per lui inattesa e nella quale in qualche modo si vogliono cancellare 15 anni della sua storia, cioè la sua vera e propria storia. Generale Bonaparte significa che Napoleone aveva finito di agire sul palcoscenico pubblico nel 1799 e che ritorna ad essere quello che era stato fino a quel punto. Niente primo console, niente grande sovrano dell'Europa del suo tempo, meno che mai imperatore. Quindi Napoleone, per un verso, si impedisce di scrivere perché avrebbe il senso di una, come dire, avvalerebbe l'idea che lui è un prigioniero, perché vuol dire che lui accetterebbe la condizione del controllo continuo delle sue corrispondenze. In entrata ci può fare poco, in uscita la cosa più semplice è non scrivere. Al tempo stesso però lui non può stare zitto, diciamo così, non può smettere di parlare o di scrivere, se preferite, perché davanti altrimenti avrebbe una narrazione di sé agli altri, e vedremo che anche una narrazione di sé con se stesso. Lei lo ha capito perfettamente in questo titolo, la ringrazio ancora una volta, perché altrimenti il mondo finirebbe col conoscere semplicemente la verità dei vincitori, come si dice, la verità del vinto, che in questo caso è Napoleone, verrebbe seppellita sotto questo quasi insultante appellativo di generale Bonaparte. In realtà Napoleone non ci pensa subito, e non ci pensa nemmeno subito lui, perché il suo primo istinto, quando capisce che si è messo in una trappola e già il vascello lo sta già portando a Sant'Elena, il suo primo istinto è quello di suicidarsi, di togliersi la vita. Lo impara leggendo quello che è il suo libro, lui ha letto un'infinità di libri, dicevo, bulimico, ce n'è uno che però direi portava sempre sotto braccio, per così dire, che sono Le vite parallele
di Plutarco. Quelle sono, per così dire, il suo breviario, il suo punto di riferimento. E tra quelle vite ne pesca una, un giorno che stanno su questo vascello, che gli sembra particolarmente adatta, quella di Catone. Voi sapete anche da Dante che Catone è l'uomo che si toglie la vita nel momento in cui vede che la libertà repubblicana romana non può più sopravvivere. E lì, su questa nave, immaginatelo, l'aria un pomeriggio di agosto, 2-3 di agosto del 15, e avvicino questo personaggio strano che è poi l'autore del manoscritto di Sant'Eliana, che sono le vere, in qualche modo, sono le vere lettere che noi possediamo di Napoleone al mondo e a se stesso. E questo Las Casas non era una figura di spicco, ma insomma si era riuscito a intrufolare nei cosiddetti quattro evangelisti, cioè i quattro uomini a cui Napoleone affida non le lettere ma le sue memorie, e perché pensava di poterci fare un bel affare editoriale. Lui aveva fatto un Atlante storico qualche anno prima che aveva avuto veramente un grande successo, era cioè un uomo che pensava che si potesse vivere di diritti d'autore. Aveva in qualche modo sbarcato il lunario con quello, e il successo editoriale strepitoso del manoscritto di del memoriale di Sant'Elena ne farà un uomo che vivrà proprio, diciamo così, di diritti d'autore. Per fare questo però lui deve andare a Sant'Elena, e quindi si intrufola in una cosa che naturalmente non è proprio un'idea grandiosa, perché Sant'Elena, dirò tra un attimo che cos'è, e però in quel momento si vede sfuggire l'occasione, perché se l'imperatore si suicida, il suo progetto rimane incompiuto. Altre considerazioni più nobili anche, spero, che attraversassero l'animo di Las Casas, certamente questa c'era, e lui gli dice: no, Sire, lei non si può suicidare. Perché? Perché forse quando era Catone così era un gesto nobilissimo, però adesso si suicidano solamente gli uomini che perdono al gioco o quelli che vengono lasciati da una donna. Ed, insomma, il suo gesto verrebbe capito in un senso che nel tempo borghese, diciamo così, nel quale vive, lo immerge, diciamo, per la prima volta in una realtà che però è vincente poi per Napoleone, lo immerge in una realtà di dire: guarda, non c'è questo Catone che ti porti appresso, come direbbe un po' napoletanamente chi vi parla, lasciamolo da parte, guardiamo il presente. Però Napoleone dice: ma sì, ma io che cosa faccio? Napoleone è un uomo d'azione, di energia, uomo che non sa stare fermo un minuto. Dice: Sire, racconterete voi stesso, racconterete tutto quello che è passato. E questo si incastra benissimo con la storia invece del generale Bonaparte. Cioè Napoleone arriva a Sant'Elena perché cominciano a scrivere queste memorie già durante la navigazione, 2 mesi e mezzo per arrivare a Sant'Elena dalle coste inglesi, e quando arrivano a Sant'Elena Napoleone ha dettato, perché si accorge presto che la sua testa cammina così veloce che la sua grafia è irriconoscibile. Lui con la mano e la penna non riesce a tenere testa alla vivacità di quello che gli viene in mente, quindi si arrende, non scrive più perché nessuno capisce niente di quello che scrive, e comincia a dettare da qui i quattro evangelisti. Arriva a Sant'Elena con l'idea che quindi il tempo lo trascorrerà raccontando se stesso, lo aveva promesso anche alla Grande Guardia, lo promette Las Casas, e quindi noi non abbiamo una corrispondenza in senso stretto, ma non per questo mi voglio considerare anch'io un intruso, un intrufolato come Las Casas nel Festival delle Corrispondenze, così spero che non immaginiate, perché questo corpus narrativo è una lunga, come dire, dialogo di Napoleone con il proprio passato, un dialogo nel quale la dimensione pubblica deve essere presente, e però a un certo punto, vado molto veloce perché siamo in quattro, e a un certo punto però lui stesso si accorge che può diventare qualcosa di diverso. Questo è un punto probabilmente utile nella lo dico, se non per la prima volta, quasi per la prima volta, un po' l'ho detto però nel libro che Mario ha avuto la cortesia di citare, questa ultima stanza di Napoleone, perché quasi l'idea che Napoleone scriva le memorie come quella che viene definita l'ultimo combattimento della sua vita e la vittoria oltre la morte e oltre la sconfitta, perché da lì
come dire, attinge una, due, tre generazioni romantiche che vedono nelle gesta di Napoleone un punto di riferimento per non perdere di vista gli ideali della rivoluzione, le proprie stesse vite. Non dico che questo sia totalmente noto, però forse è un percorso già abbastanza conosciuto. Quello che è meno evidente è che Napoleone a un certo punto non è soddisfatto di passare tutto questo tempo a dettare le sue memorie. Il suo rapporto con il passato è un rapporto che a un certo punto lui ritiene inadeguato, lo stanca. Lo stanca per un paio di ragioni, che però si riassumono in una sola, forse così andiamo anche più veloce. È vero che lui non scrive lettere, è vero che lui non ama ricevere lettere che sono tutte tagliuzzate, che poi in ogni caso i giornali che gli arrivano sono giornali di 3 se non di 6 mesi prima, che cominciano ad arrivare dei libri, molti dei quali parlano male di lui, molti dei quali invece in qualche modo anche in maniera, come dire, apocrifa inventano un Napoleone che non è ancora morto e non è mai esistito. Tutto questo però gli è molto utile per capire che il suo pubblico non può essere nutrito solo di passato, perché è un pubblico molto giovane, è un pubblico nuovo, che lui esattamente non ha nemmeno conosciuto. Sono quelli che Victor Hugo chiama i nati col secolo. Quindi, diciamo, Napoleone scrive, non scrive tanto per, non per la generazione a lui precedente, perché non ha niente da dire, è l'antico regime e così. Non per quella dei suoi coetanei che in qualche modo si stanno risistemando in un antico regime rivisto dopo la rivoluzione e dopo il Napoleone stesso. Lui capisce che c'è un'Europa e delle generazioni europee che sta discutendo d'altro. D'altra parte un po' l'aveva capito quando aveva preso Benjamin Constant nei 100 giorni, da tutto quello che intorno riesce a captare, e naturalmente solo l'intelligenza di un grande personaggio, perché è roba che gli arriva per come gli arriva. Napoleone capisce che lui ha davanti quell'irrequieto mondo che un po' chiamiamo romanticismo, un po' chiamiamo liberalismo, un po' sono ragazzi di 16, 18, 20 anni, un po' è qualcheduno un po' più grandicello, come certamente Benjamin Constant, i quali, certo, la restaurazione è lì con tutta la sua forza, però da qualche parte si comincia già a sfiatare. E allora lui non sa quanto tutto questo durerà, non sa che esito avrà, ma capisce che se vuole essere un protagonista del dopo se stesso, perché via via in maniera molto drammatica gli appare evidente che da quell'isola non si scapperà, gli appare evidente che gli inglesi non lo faranno mai ritornare in Europa, anche a ragione del fatto che gli spifferi sono parecchi e che un ritorno di Napoleone, sia pure un Napoleone tranquillissimo, agiterebbe in qualche modo questi animi liberali, romantici. E allora capisce che lui deve dichiaratamente parlare al presente, probabilmente parlare al futuro. Ma per fare questo, stringo veramente ancora pochi minuti, ma per fare questo le memorie non bastano. Certo, queste generazioni si abbeverano del modo in cui lui racconta la battaglia di Marengo o come ha combattuto, anche se perdendola, la battaglia di Waterloo. Ma in qualche modo lui deve, egli stesso deve, come dire, mettersi nella musica del presente e addirittura dell'avvenire. Ed eccolo allora il Napoleone di Sant'Elena, che viene raccontato dalle memorie, perché le memorie sono una cosa strana, non sono solo quelle che detta Napoleone e quindi sono tutte le gesta passate. Il memoriale di Sant'Elena, ma anche gli altri, per esempio le memorie dei suoi servitori, il Mameluca Mli e Marchand, sono gente, o quelle che poi verranno conosciute più tardi, di Montolon, degli stessi evangelisti, e tutti quelli che passavano per Sant'Elena o che erano finiti a Sant'Elena e incontravano Napoleone scrivevano qualche cosa, ma non è che scrivevano di Napoleone a Marengo, scrivevano di Napoleone a Sant'Elena. Quindi questo corpus del presente è lì, e Napoleone se lo gioca, cioè diventa un uomo che sa che tutti quanti scriveranno di lui lì. E non vuole nemmeno scrivere, è vero, c'è la famosa lettera di Lord Liverpool, come pochi esempi che ho detto di vere e proprie corrispondenze, in cui lui si lamenta che si mangia male, che è tenuto, però lui questa la riduce al minimo, perché capisce che se per caso il mondo ereditasse
un Napoleone piagnucoloso che si lamenta perché il vino è cattivo, perché deve spendere troppo per mangiare della sua stessa tasca o perché non può andare a cavallo, sarebbe spacciato. Invece lui deve raccontare altro e racconta, quindi cioè deve vivere altro perché altri raccontino questo. E allora lui comincia a raccontare, a vivere i giorni, un mesetto in cui è ospite di una famiglia inglese mentre si mette a posto Longwood House, conosce una ragazzina di 14 anni e con lei scherza, gioca, finge di essere un orco, perché naturalmente l'orco è il dato con cui gli inglesi lo vogliono etichettare, si arruffa i capelli, le ruba il vestito con cui deve andare al ballo per ripicca di un altro scherzo, insomma diventa un ragazzino che gioca. E poi le avventure di queste giri per l'isola nei quali a un certo punto cade nel fango come se fosse, insomma, e altri che ho ricavato da pezzi sempre di queste memorie. Ne ricordo uno perché mi piace molto, il Napoleone giardiniere. Napoleone non si è ancora ammalato molto, non sta benissimo, e lui a un certo punto decide che l'unica cosa che si possa fare per mantenere un po' di esercizio fisico, non può andare a cavallo, passeggiare, eccetera, è costruire un giardino. E quindi lui la mattina alle 6, alle 7 del mattino, questo lo raccontano i suoi valletti, lo racconta in particolare sia Marchand che lì, sveglia tutti quanti e tutti assai malavoglia, questa cinquantina di persone intorno a lui alle 6, 7 del mattino, con la zappetta, il rastrello, eccetera, secondo un piano prestabilito da Napoleone, con la stessa energia ordinatrice che aveva messo per vincere ad Austerlitz o a Marengo, si mettono a zappettare, a fare e a tirare fuori un giardino che dura non più di 6 mesi, peraltro, perché lì siamo ai tropici, tra i tropici e l'equatore, quindi il tempo è troppo caldo, è troppo freddo, non cresce praticamente niente, e quello che cresce dopo 6 mesi è a terra. Però lui con tenacia fa queste 4 lati della casa, 4 giardini diversi con delle cose, e poi si diverte enormemente a giocare con l'acqua. Come tutti noi, quando siamo giardinieri, siamo anche gente che prende questa pompa e comincia a innaffiare se stessa, innaffiare gli altri, a sentire i rivoletti. Questo è quello che raccontano i suoi valletti del Napoleone che si inventa il giardino. C'è poi il Napoleone che organizza la sua biblioteca come se fosse appunto una campagna. Insomma, c'è un Napoleone che, chiudo, dichiara, a un certo punto lo dichiara su una circostanza altra, di avere un cuore troppo borghese. Un cuore troppo borghese, lui lo dice a proposito del suo rapporto con Maria Luisa, perché Maria Luisa lui l'aveva amata veramente, e quando si fanno i matrimoni di convenienza non ci si dovrebbe innamorare delle mogli dei matrimoni di convenienza, e tantomeno ci si dovrebbe innamorare, prendere sul serio la cosa al punto di immaginare, come lui immagina quando tutto sta accadendo, che l'imperatore d'Austria possa essere suo suocero. Suo suocero significa che lui scrive delle lettere, così come scrive Maria Luisa dall'Elba, delle lettere piene di passione, simili a quelle che aveva scritto quando era ragazzo, però, stiamo parlando di corrispondenza, a Josephine dall'Italia, sono celebri quelle della campagna d'Italia, scrive a Francesco e dice: ma io, sai la situazione nella quale mi sono venuto a trovare, siamo dopo Waterloo, però io so bene che tu hai rapporti di affettivi, di legami forti, tua figlia, tuo nipote, eccetera. E che naturalmente l'imperatore d'Austria risponde: sì, certo, sono molto legato alla mia famiglia, ma io sono l'imperatore d'Austria. Quindi i miei primi rapporti, il mio primo dovere è verso i miei sudditi, verso questo trono che dura da secoli e secoli. Cioè, gli risponde come giustamente gli risponde Francesco. Era lui che aveva un cuore troppo borghese. Ecco, e finisco qui. La scoperta, questo lavoro con se stesso, che è contenuto in una di queste frasi felicissime del titolo, è questa. Cioè, non basta la memoria pubblica, non basta il rapporto col passato, lui si deve risintonizzare interiormente, quindi è uno scavo interiore che fa di sé per comprendere quello che in fondo poteva sempre aver compreso, ma che aveva voluto, dovuto mascherare, e cioè che lui era un uomo che veniva da una piccola isola periferica del Mediterraneo, da una famiglia agiata, benestante, tollerata, ma insomma una famiglia sostanzialmente borghese,
che lui era un uomo, come aveva detto peraltro a Metternich, quando gli aveva spiegato che non poteva arrendersi perché sarebbe caduto dal trono subito, mentre Francesco I poteva perdere 3 volte le guerre e 2 volte la capitale e rimaneva sempre imperatore d'Austria. Lui era un uomo che, se lo guardavi dal passato, era probabilmente un intruso, un parvenu, ma se lo guardavi verso il futuro e quelli che aveva scelto come suoi lettori erano nel futuro, diventava l'eroe di un intero Ottocento borghese e romantico. Grazie. Grazie, grazie Luigi. E così è spiegato il mito di Napoleone, nel senso la continuità, e perché siamo qui a celebrare anche 200 anni dopo, no, questo. Bene, nell'ultima parte della sua relazione Luigi ha accennato ad alcune donne, e credo che la prossima relazione di Alessandra Necci, perché c'è un piccolo cambiamento nel programma, Riccardo ti prego di aspettare, sarà proprio Alessandra Necci a proporci un suo intervento, Le donne di Napoleone attraverso la corrispondenza, le corrispondenze pubbliche e private. Mi sente? Sì, eccomi, buon pomeriggio. Bene, buonasera a tutti. E benvenuta, ci dispiace non averla qui con noi, però ecco, la ringrazio ugualmente della sua disponibilità a intervenire. Allora, poche parole anche per presentare Alessandra Necci. Molti di voi forse l'hanno vista spesso in trasmissioni televisive, è docente presso la LUIS di Roma, è un'opinionista televisiva, collabora con Rai Storia, poi naturalmente è autrice di un volume recentissimo del 2020, Al cuore dell'impero, Napoleone e le sue donne fra sentimento e potere, edito da Marsilio. Grazie, le do appunto la parola immediatamente. Grazie di nuovo. Grazie a voi, sono molto felice di essere qui con voi, e anch'io mi rammarico e mi dispiaccio di non esserlo fisicamente, ma sono certa che ci saranno poi modi in futuro, perché ho trovato magnifica questa iniziativa. Dunque, il tema delle lettere è un tema ovviamente di particolare non solo interesse ovviamente e fascinazione, ma è anche e soprattutto lo strumento indispensabile per noi, per tutti coloro che si avventurano nel percorso della biografia storica, oltre che della storia, per comprendere. Io prima di questa biografia ho girato molto intorno al personaggio Napoleone, che amo ovviamente profondamente, e quindi prima di questa sul mondo femminile che ruota attorno all'imperatore, ho scritto una biografia sul figlio di Napoleone, l'Aiglon, lo sfortunato Napoleone II, e un'altra su Talleyrand e Fouché, ovvero sui suoi ministri delle finanze e della polizia, che in fondo ha sempre Napoleone come protagonista un po' dietro le quinte, oltre ad aver fatto moltissimi articoli sull'argomento. E ancorché mi sia sempre occupata di leggere le lettere, anche per i libri che ho scritto precedentemente su personaggi del Rinascimento italiano come Lucrezia Borgia o Isabella d'Este o anche Caterina de' Medici, mai come in questo caso ho trovato che dalle lettere uscisse fuori il carattere, il vero carattere di Napoleone Bonaparte e di tutte le sue, diciamo, protagoniste della sua vita, prima o seconda fila che esse abbiano ricoperto. Io procederei in questo modo, anche a fronte del fatto che purtroppo non sono lì con voi e voglio rendere il mio racconto anche il più appassionante, il più interessante possibile per tutti coloro che ascoltano. Questo libro io l'ho concepito come una biografia a più livelli, e così vorrei raccontarlo a tutti voi, ovvero sia è una storia che parte con un monologo di Napoleone a Sant'Elena, è un monologo immaginato ma ovviamente è tratto da tutte le parole che Napoleone ha fatto trascrivere nel memoriale e negli altri libri di cui è stato
parlato adesso magnificamente, e dopo questo monologo ideale di un uomo oramai sconfitto che però utilizza la memoria e la scrittura per riraccontare la storia e quindi imporre un'altra storia, e poi sono passata alle diverse figure femminili della sua vita. Quindi io vi farò un piccolo schizzo, un piccolo ritratto di queste figure, di cui una più appassionante dell'altra, devo dire, e tutte, quasi tutte, di fortissima personalità, e nel farlo vi leggerò rapidamente uno o due estratti di lettere che si sono scambiati Napoleone Bonaparte con la figura, la donna in questione. Non possiamo non partire dalla madre, che a mio giudizio, nello scrivere il libro, io ho trovato la figura più affascinante, più interessante. La madre Letizia Ramolino Bonaparte, proveniente da una famiglia che ha origini italiane, come d'altro canto Carlo Bonaparte, padre di Napoleone, matrona austera, rigorosa, dotata di una virtù severa, sembra un po' le matrone dell'antica Roma, la Cornelia dei Gracchi, che in effetti è un po', è stata giustamente definita la federatrice del clan Bonaparte e in qualche modo la sua nemesi. Letizia è colei che è rimasta vedova ancora molto giovane, con tutti i figli, alcuni dei quali piccoli, molto piccoli, riesce a tenere insieme il clan, a imporre una disciplina, un rigore, e indubbiamente è la presenza, secondo me, più forte, la presenza femminile più importante nella vita del figlio. Tant'è che Napoleone a Sant'Elena dirà: io devo tutto a mia madre. Mia madre avrebbe potuto governare dei regni. E nella mia idea, è sempre Napoleone che parla, tutto quello che un bambino diventa lo deve alla madre. Ecco, questa Letizia è particolarmente straordinaria, a mio giudizio, per un dato, un sano realismo che la caratterizza durante il periodo dell'apogeo di Napoleone. Molti di voi sapranno che Letizia ripeteva «pourvu que ça dure», purché duri, perché non era poi così sicura che sarebbe durata per sempre, una parsimonia che addirittura la rende oggetto di critiche, e lei risponde: sì, ma io un giorno o l'altro so che mi ritroverò 6 o 7 sovrani da mantenere sulle braccia, e alludeva ai figli messi su tutti i troni d'Europa, ovviamente, ma al tempo stesso è la figura femminile che rimane più fedele, più leale, più di sostegno al figlio Napoleone. Io vi voglio leggere a questo proposito solo due cose. Parliamo di Madame Mère, il soprannome di Letizia, o meglio, scusate, l'appellativo di Letizia Bonaparte. Quando Napoleone è bambino, era certamente il suo prediletto, ma Letizia era molto severa. La famiglia non aveva molti soldi, con la morte del padre le cose peggiorano. Come sapete, Napoleone fu mandato a studiare in Francia, a un certo punto dopo 8 anni arriva all'École militaire de Brienne, e però si lamenta. Napoleone, ragazzino, bravo a scuola, ma molto solo, molto isolato, e forse probabilmente anche non felice, chiede più soldi a casa, si lamenta che ha pochi soldi rispetto ai ragazzini ricchi dell'aristocrazia, e la madre gli risponde: ho ricevuto la vostra lettera, figlio mio, e se la vostra scrittura e la vostra firma non mi avessero provato che veniva veramente da voi, non avrei mai pensato che voi foste l'autore. Siete quello fra i miei figli che io amo di più, ma se riceverò un'altra lettera di questo genere non mi curerò mai più del mio Napoleone. Dove avete appreso, giovanotto, che un figlio in qualunque situazione si trovi si rivolge ai genitori come avete fatto voi? Quindi vediamo una Letizia Ramolino che con i figli non esita a utilizzare anche il linguaggio della severità. Napoleone stesso ricorderà
che una delle più forti sculacciate da lui ricevuto è stata fatta applicata da sua madre perché lui aveva osato scimmiottare la nonna. Quindi vedete bene che questa Letizia Ramolino è una figura forte sempre nell'infanzia, nell'adolescenza di questo ragazzo, negli anni dell'ascesa gli è di grande sostegno, negli anni dell'apogeo ha un atteggiamento anche un po' distaccato, tant'è che non esita per esempio a prendere le parti dell'altro figlio Luciano Bonaparte e andare a Roma proprio nei giorni del Sacro, nel periodo del Sacro, il famoso Sacro immortalato da David nel quadro, Madame Mère Letizia è raffigurata, ma in verità non c'è. Quindi voglio, insomma, un personaggio con un carattere sufficientemente forte da mettersi anche in contrasto con il figlio potentissimo, però, lo ripeto ancora una volta, la figura che più gli resta vicina. Negli anni, nel periodo drammatico, anche se non è ancora il peggiore, dell'esilio dell'Elba, come sapete, Letizia si reca all'Elba e rimane con il figlio. Ancor peggio dopo Waterloo, dopo 100 giorni dopo Waterloo, quando oramai siamo verso Sant'Elena, la madre scrive, Letizia va a vivere a Roma anche su raccomandazione di Napoleone e scrive al pontefice che ha generosamente consentito ad accoglierla, gli scrive, anzi in realtà al cardinal Consalvi, ma insomma perché lo dicesse al pontefice, io sono veramente la madre di tutti i dolori e la sola consolazione che mi è data è sapere che il Santo Padre ha dimenticato il passato per ricordarsi solo delle bontà da lui testimoniate a tutti i componenti della nostra famiglia. Letizia, fino alla fine della vita di Napoleone, non cesserà di scongiurare le potenze alleate di addolcire la prigionia dell'esule oppure di liberarlo. Tutte queste sue lettere, ed è triste, devo dire molto triste, rimangono senza risposta, non gli rispondono mai. E a un certo punto lei scrive: ho saputo che il governatore di Sant'Elena legge le mie lettere prima che queste vengano date all'imperatore Napoleone, vi chiedo di revocare questa iniqua misura che induce mio figlio a non scrivermi di sua mano per evitare un'ingiusta e disumana umiliazione. Io sono vecchia, malata e cieca, quasi cieca, che cosa temete da me? E a questa lettera, come a tutte le altre, in cui una madre affranta scongiura le potenze vincitrici di addolcire la cattività del figlio, non c'è risposta. Ultimo pezzo che vi voglio leggere, dopo la morte, dopo il 5 maggio, dopo l'arrivo della notizia della dipartita di Napoleone a Roma, lei si dispera, la mia vita è finita con la vita dell'imperatore, scrive al ministro degli esteri inglese: Milord, la madre dell'imperatore viene a chiedervi le ceneri di suo figlio. Mio figlio non ha bisogno di onori, il suo solo nome è sufficiente alla sua gloria, ma io ho bisogno di abbracciare i suoi resti. È lontano dai clamori e dal rumore che le mie mani hanno preparato in un'umile cappella una tomba. In nome della giustizia e dell'umanità vi scongiuro di non rifiutare la mia preghiera. Eppure neppure a questa lettera viene data risposta. Alla fine della vita la madre di Napoleone dirà: mi credevano la donna più felice del mondo, ero invece la madre di tutti i dolori. E devo dire che questa donna rigorosa, severa, asciutta, che rimane fedele al figlio e poi è la custode delle memorie del figlio a Palazzo Bonaparte a Roma, come sapete, lei ha vissuto fino alla fine della vita, quella che Carducci definisce una niobe corsa, mi è parsa nello scrivere la figura più affascinante. Dopodiché passiamo velocemente alle tre sorelle. Beh, le tre sorelle sono un tema altrettanto interessante, come voi sapete sono Elisa, Paolina e Carolina, tre personalità forti, ognuna a proprio modo, due indubbiamente innamorate del potere e dell'esercizio del potere, ovvero ovviamente Elisa e Carolina, un'altra che
predilige nettamente la vita piacevole, il piacere, gli onori, il divertimento alle fatiche del potere, che è Paolina. Eppure il paradosso vuole che proprio Paolina, che è infedele ai suoi mariti, ha molte storie, come tutti sanno, bellissima, fascinosissima, è quella che più di tutti rimane fedele al fratello. E vi devo dire, è stato abbastanza straordinario nello scrivere questo libro, andare a vedere questo vorticoso scambio epistolare che c'è non solo fra Napoleone e le tre sorelle, nonché tutti i fratelli, ma anche con i mariti delle sorelle. Un Napoleone che magari è impegnatissimo nella guerra di Spagna o nella campagna di Russia o ad Austerlitz, in tutta Europa, animato da quella che viene definita giustamente la Cour Romanie, questo colui che forse più di ogni altro Napoleone ha dominato il tempo e lo spazio, non a caso Chateaubriand lo definiva il più potente soffio di vita che abbia mai animato l'argilla umana. Ebbene, è abbastanza straordinario, vi confesso, vedere quest'uomo che in mezzo a delle cose così complicate, un uomo che seguiva tutto, di tutto, dall'amministrazione alle infrastrutture, alla politica, alla legislazione, tutto di tutto, scrive ogni secondo a questa famiglia indubbiamente faticosa. Stendhal dirà che per Napoleone sarebbe stato meglio non avere figli, scusate, non avere famiglia. Io non sono d'accordo, perché ritengo che se da una parte Napoleone è un insulare, come è stato ricordato, ovvero un uomo delle isole e dunque un uomo solo, e d'altra parte un uomo il cui clan familiare conta molto e che contribuisce senza dubbio a farlo divenire Napoleone Bonaparte. Allora, torniamo un attimo alle sorelle. Elisa, dicevamo, la prima delle femmine, mascolina, di grande personalità, non bella, quella che più somiglia al celebre fratello delle femmine di carattere, sposa il corso Felice Baciocchi perché ha paura di rimanere, come si suole dire, via i figli, zitella, e Napoleone protesta perché ritiene un matrimonio al di sotto del livello della famiglia. Siamo già negli anni in cui Napoleone è un generale molto promettente, però Elisa si sposa lo stesso, ed è quella a cui Napoleone delle sorelle dà per prima un reame, che inizia con una piccola parte della Toscana, con Piombino, poi Lucca, poi mano a mano si amplia sempre di più finché non è la Granduchessa di Toscana. Ed è interessante vedere la straordinaria energia che Elisa dispiega per amministrare tutti i regni, tutte le città che le vengono date. Come vi dicevo, arriviamo quasi subito alla Toscana. Napoleone, con un decreto il 28 marzo del 1805, la nomina principessa ereditaria di Piombino, poi gli dà Lucca, poi si allarga sempre di più. Napoleone scrive: il paese di Piombino ci interessa molto per la facilità di comunicazione con l'Elba e la Corsica. Abbiamo dunque pensato di dare questo paese a nostra sorella Elisa, conformando a suo marito il titolo di principe dell'impero. Quindi vedete bene, dicono tanto che Napoleone, io ho fatto una marea di interviste con questa ridicola accusa di Napoleone maschilista, come se poi non dovessimo mettere le persone all'interno dell'epoca in cui esse sono vissute. Io trovo che questa mancata contestualizzazione sia un grave errore, ma invece vedete bene che poi non era così tanto maschilista, perché alle sorelle, stimandone i talenti amministrativi e politici, dà dei regni importanti. E Elisa è molto felice di questa cosa, si scrive di continuo con il fratello e gli scrive: l'abitudine al lavoro è diventata per me una passione. Quando rientro al mio gabinetto di lavoro vi rimango con lo stesso piacere che provo alla più brillante delle feste. Non solo, gli manda a Napoleone lettere profondamente fiorite, naturalmente. Nell'autunno 807 gli dice: sire, non perdo le speranze di presentarvi i sentimenti di riconoscenza per tutti i vostri benefici quando verrete in questa bella Italia
che Vostra Maestà ha tirato fuori dall'oscurità in cui si trovava da tanti secoli. Non solo, Elisa, in questa fase è molto in idillio col fratello, scrive anche agli altri fratelli, a Luciano che si è tagliato fuori dal clan, gli dice: non si può trattare il padrone del mondo come si farebbe con qualcuno che è nostro uguale. La natura ci ha reso figli dello stesso padre, ma i prodigi da lui operati, da Napoleone operati, ci hanno reso suoi soggetti. Anche se siamo dei sovrani, lo dobbiamo a lui. Quindi è molto interessante vedere in queste lettere quanto le femmine, le sorelle di Napoleone, abbiano capito molte cose. Questa Elisa è una anche molto autonoma, in verità, che prende parecchie decisioni per conto suo, tant'è che Napoleone a un certo punto, seccatissimo, nel 1809 le scrive: avete il diritto di appellarvi a me per le decisioni dei miei ministri, ma non avete in nessun modo il diritto di impedirne l'esecuzione. I miei ministri agiscono in mio nome. Voi siete un suddito e, come tutti i francesi, siete tenuta ad obbedire agli ordini. Basta un mandato del ministro della polizia per mettervi agli arresti. Quindi vedete questo fratello che da una parte elargisce, perché certamente la famiglia di Napoleone, Chateaubriand, con un certo disprezzo dice: Napoleone gettava corone alla sua famiglia e ai soldati, però dall'altra bacchetta. Elisa poi, come sapete, dopo la caduta tenterà vanamente, ma ovviamente non può tenere il regno toscano, si ritirerà in esilio, morirà a Trieste prima del fratello e nell'ultima fase i due non si sentiranno più. Altro è il caso di Paolina, che come dicevamo certamente conduce una vita piacevole, per certi versi assai lussuosa e anche un po' dissoluta, sposa in prime nozze il generale Leclerc e va con lui a Santo Domingo. Lettere continue di Napoleone a questa sorella, quando la manda a Santo Domingo, siamo nel 1801, le dice: abbiate cura di vostro marito, non dategli motivo di essere geloso, una moglie deve essere buona, compiacente e non esigente. E ancora le dice: fatevi amare per la vostra gentilezza, affabilità e buon comportamento. Addirittura scrive al cognato: sono molto contento della condotta di mia sorella, non deve temere la morte perché morirebbe in modo glorioso. Sulla terra tutto passa, tranne l'opinione che noi lasciamo impressa nella storia. Quindi vedete che anche nella corrispondenza con queste sorelle, che non sono facilissime obiettivamente, si riflette da una parte il profondo senso di responsabilità e di legame che Napoleone ha con il proprio clan familiare. Dall'altra parte, un Napoleone che anche rispetto alla propria famiglia tende sempre a imprimere questa narrazione che è una narrazione gloriosa. Il povero Leclerc, come molti di voi sanno, muore a Santo Domingo tra febbre gialle e pestilenze. Paolina ritorna a Parigi e viene rapidamente fatta risposare dal fratello con il principe borghese, Camillo Borghese, per cui lei diventa la principessa borghese e deve partire per Roma. Quindi altre lettere preoccupatissime del povero Napoleone, che gli dice: dimostrate grande cortesia e dolcezza nei confronti di tutti, da voi mi aspetto più che da chiunque, adeguatevi agli usi del posto, non disprezzate nulla, non dite mai a Parigi è meglio. Paolina non è che si conformi proprio tantissimo ai diktat del fratello, tant'è che arriverà un'altra lettera molto più perentoria di Napoleone, che dice: ho saputo con dispiacere che non vi siete adeguate ai costumi della città di Roma, che avrete mostrato disprezzo per la popolazione e continuate a pensare a Parigi. Sappiate che se i rapporti fra noi si guastassero, la colpa sarebbe solo vostra e la Francia sarebbe interdetta per voi. Quindi vedete che questo povero Napoleone, questa lettera viene scritta, mi pare, nel bel mezzo della campagna
campagna di Spagna, questo povero Napoleone, in mezzo alle questioni di Stato e militari più drammatiche, nella notte trova il tempo di scrivere a queste sorelle. Paolina protesta di continuo perché a Roma non le piace, perché non è abbastanza internazionale, perché vuole denaro, vuole, e quindi il povero Napoleone, dico povero virgolettandolo ovviamente perché non lo è affatto, però è quasi commovente questo tratto. C'è da dire però, come avevo anticipato prima, che delle tre sorelle Paolina gli resta profondamente fedele. Con la caduta si affretta anche lei ad andare all'Elba, rallegra il primo esilio napoleonico all'Elba, e pare comunque si reca spesso anche a Napoli da Murat, e secondo alcuni, anche se obiettivamente devo dire che non è una voce, una lettura delle cose confermata, però secondo alcuni fa anche un po' da trade union fra Murat e Napoleone. Certo è che verso la fine, durante i 100 giorni, come ben sapete, Murat, al contrario di Carolina, si riconcilia con l'imperatore. Anche per Paolina la morte, così come per la madre, la morte di Napoleone è un dolore atroce, e tutta la vita lei non cesserà, fino alla sua scomparsa, di ricordare il fratello. Passiamo velocissimamente all'ultima sorella, che è Carolina. Carolina, come dicevamo prima, sposa Murat, il brillante Gioacchino, valente generale, anche se vanesio, anche se un po' così lo chiamano l'Achille di Cahors, insomma, però certamente uomo che per molte volte si copre di gloria ed è molto importante anche al fianco di Napoleone. La coppia è abbastanza, come diremmo oggi, social climber, insiste moltissimo con Napoleone per avere terre, potere, denaro, palazzi, titoli. Carolina fa dei capricci tremendi, per esempio quando Napoleone diventa imperatore, perché vuole avere, lei e le sorelle, lo stesso titolo di principesse, di altezze reali, lo stesso trattamento. Quindi questi Bonaparte, diciamo che dietro le quinte, soprattutto le femmine, si lasciano andare a sceneggiate abbastanza ampie. Napoleone attribuisce a Carolina e a Murat, sulle prime, un ducato più piccolo, loro trovano che sia troppo piccolo, e quindi c'è uno scambio, prima gli dà Berg e Clèves, e lui a un certo punto scrive alla sorella e al cognato una lettera furiosa: ho riempito voi e vostro marito di doni e vengo ringraziato solo con reclami e geremiadi. Adesso basta, se non posso avere un po' di pace vi rimanderò nei vostri stati e vi proibirò di tornare in Francia. Napoleone in realtà si lamenta, ma poi continua a coprirli anche di grandi benefici. C'è un periodo nel 1808 in cui i Murat sperano vivamente di avere la Spagna, e invece no, Napoleone gli scrive: ho destinato il re di Napoli, cioè Giuseppe Bonaparte, a regnare su Madrid, e ora voglio dare a voi il reame di Napoli o quello del Portogallo. Fatemi sapere immediatamente sur le champs ciò che ne pensate, perché bisogna fare tutto in un giorno. Voi direte che preferite restare vicino a me, ma ciò è impossibile. Avete numerosi figli e con una moglie come la vostra, cioè Carolina, potete assentarvi se la guerra vi richiama. Lei è perfettamente capace di stare alla testa di una reggenza. Quindi ancora una volta si conferma quello che è un dato forse persino contraddittorio, di un Napoleone che ha un'enorme fiducia nell'intelligenza, nelle capacità amministrative delle sorelle, anche se poi le riprende, le pacchetta di continuo, mentre noi abbiamo visto che nel codice civile la figura femminile è certamente un po', abbastanza, anzi molto, sottoposta a quella del marito e del padre. Carolina, come sapete, finirà, ahimè, per tradire Napoleone, si alleerà addirittura con l'Austria, nella speranza ovviamente molto teorica di conservare i propri stati. Napoleone
è furioso già dai tempi della ritirata di Russia, perché Murat a un certo punto lascia il proprio posto, tant'è che la moglie gli ha scritto per evitare che questo accada, e Napoleone furioso dice: non ho mai visto, anzi scrive a Carolina, non ho mai visto un simile esempio di stupidità. Un comandante di acrobati non si sarebbe comportato meglio di lui. Vostro marito ha abbandonato l'armata, non ha alcuna forza morale. E quindi vedete che queste lettere che vengono recapitate a sprombattuto per tutta l'Europa sono un filo conduttore potentissimo tra Napoleone e la propria famiglia, un modo per elargire, per far capire strategie politiche, per rimproverare e anche bacchettare con molta durezza. Purtroppo, mentre Murat alla fine torna dalla parte di Napoleone, come dicevamo, scrive lettere molto zuccherose durante i 100 giorni, dicendogli che è felicissimo, che vostra maestà è tornato sul trono, e non ho mai cessato di essere vostro amico, con Carolina, che pure deve tutto al fratello, non si riconcilieranno mai. Che morirà Napoleone senza che ci sia più stato, dopo la frattura gravissima causata dal tradimento della sorella, più non c'è più stato nessuna forma di rapporto. Arriviamo molto velocemente alle due mogli e la grande storia d'amore, diciamo extraconiugale, Maria Valesca. Beh, Giuseppina, vi confesso che è stato veramente esemplificativo leggere le lettere, una parte, perché sono tantissime, scrivere delle lettere di Napoleone a Giuseppina. Come sapete, conosciuta e amata quando lui era agli esordi, giovane generale, ancora un po' goffo, a disagio nei salotti della Parigi alto borghese nobiliare, invece Giuseppina, bella, creola, più che bella, fascinosa, disinvolta, più anziana di lui, spendacciona, elegante e di grandissima grazia. Inizia questa storia d'amore, siamo nel 1796, sono indimenticabili le moltissime lettere di Napoleone: mi risveglio pieno di te, questa notte è stata inebriante, e sono a centinaia, sono quasi incredibili da leggere, pensando che colui che le ha scritte è Napoleone Bonaparte. Quando parte per la campagna d'Italia, le scrive: ogni istante mi allontana da te, sei l'oggetto dei miei pensieri, non ho bevuto nemmeno una tazza di tè senza maledire l'ambizione che mi tiene lontano dall'amore della mia vita. Quindi vediamo in queste lettere, le lettere ovviamente rivelano molto più delle parole, vediamo in queste lettere un Napoleone inedito, geloso, sofferente dell'assenza, innamorato perso, e per tutta la prima fase del matrimonio, ancorché Giuseppina lo tradisca in maniera molto plateale, Napoleone non cessa di scrivere lettere innamoratissime. A un certo punto c'è anche un incidente di percorso, perché durante la campagna d'Egitto lui ha appreso di essere stato tradito e quindi scrive delle lettere affrante e disperate, una delle quali al fratello Giuseppe, in cui dice che vuole anche divorziare. Le lettere vengono intercettate dagli inglesi, che anch'essi non sono molto rispettosi della privacy, nonostante il concetto l'abbiano inventato loro, e giungono a pubblicare le lettere sul Morning Chronicle, sul giornale, e quindi il povero Napoleone viene, che è il vincitore, il generale più straordinario, viene messo alla berlina per questa sua infatuazione, grande amore per la moglie, che ahimè lo tradisce. Dopodiché i rapporti di forza naturalmente cambiano. Pensate che Giuseppina aveva scritto in passato: mio marito non mi ama, mi adora, credo che diventerà pazzo per me. E i rapporti cambiano man mano che Napoleone sale, cresce nel potere. Giuseppina ovviamente modifica il suo modo di fare, Napoleone finirà per disinnamorarsi e c'è il grande amore con Maria Walewska. Soprattutto Napoleone vuole un erede a cui lasciare tutto ciò
tutto quello che ha costruito, a cui lasciare quello che ormai è diventato l'impero. Giuseppina non può più dargli, non può dargli figli, e c'è la famosa frase poco raffinata in cui lui grida: mi serve un ventre. Però fino alla fine, anche dopo il divorzio, l'affetto di Napoleone per Giuseppina è forte, tant'è che a quanto pare prima di morire a Sant'Elena uno dei nomi, il nome che pronuncia è proprio quello di Giuseppina, oltre a dire mio figlio alla testa delle armate. Dicevo prima Maria Valesca, il grande amore romantico, molti di noi ricordano l'interpretazione di Greta Garbo nel noto film, è certamente una figura affascinante, perché poi alla fine disinteressata Maria Valesca ama molto più l'uomo che non l'imperatore e il potente, ancorché sia stata convinta a cedere all'avanzo di Napoleone per il bene della Polonia. E nelle prime lettere, anzi i primi biglietti che Napoleone le scrive, lui la chiama mia dolce colomba. Le dice: vi scongiuro di concedere un po' di gioia al mio cuore, che è pronto a innamorarvi, a innamorarmi di voi. E comunque, anche passata la prima fase di infatuazione per quella che lui chiama la dolce sposa polacca, lui le rimarrà sempre affezionato. Maria dà un figlio all'imperatore Napoleone, che sarà Aleksandr Valeschi, poi destinato a diventare, scherzi della storia, un ministro di Napoleone III, quindi in sostanza di suo cugino. E proprio la nascita di questo Aleksandr prova a Napoleone che può avere ancora una discendenza, e lo convince della necessità di divorziare da Giuseppina. Il grande amore con Maria naturalmente va scemando, ma lei si reca all'isola d'Elba, cosa che non farà mai Maria Luisa. Gli propone di restare con lui per sempre, Napoleone rifiuta perché ha troppo forte in sé l'idea del messaggio da dare alla posterità, e già desidera, ovviamente gli è strettissimo l'esilio dell'Elba, desidera lasciarlo. Maria però cerca di convincerlo, non ci riesce. Dopo i 100 giorni e dopo Waterloo lo rivede per l'ultima volta, offre a Napoleone i propri gioielli, gli propone di andare con lui a Sant'Elena, ma Napoleone naturalmente rifiuta e gli lascia un anello, a proposito di parole scritte, un anello dove è inciso: quando voi non mi amerete più, io vi amerò ancora. E poi arriviamo all'ultima figura femminile, che è quella di Maria Luisa, la figlia dell'imperatore d'Austria, il secondo matrimonio di Napoleone, il matrimonio, come possiamo dire, di ragione e anche di convenienza, sì, ma in fondo, come veniva detto prima, un matrimonio in cui, a mio giudizio, Napoleone commette un errore che è quasi da parvenu, perché non si accontenta più di essere l'unico Napoleone Bonaparte, desidera imparentarsi con le casate europee, arriva addirittura a dire mi do degli antenati quando si sposa, chiama il decapitato Luigi XVI, il mio povero cugino, mio povero zio, anzi scusate. Quindi diciamo che questo matrimonio è un grande errore di Napoleone a mio giudizio, perché per l'Austria è solo un modo di legargli le mani, cosa che è chiarissima nella corrispondenza fra Metternich, l'imperatore, Talleyrand, che comunque era pagato da denaro austriaco, e così via. Tant'è che a Sant'Elena Napoleone ammetterà: il mio matrimonio un precipizio dagli angoli bordati di fiori. D'altro canto bisogna anche dire, io non ho particolari simpatie per Maria Luisa, infatti me ne vogliono sempre molto quelli che abitano a Parma, perché lei, come sapete, è stata duchessa di Parma. Non ho simpatie per Maria Luisa non tanto per la vicenda con Napoleone, quanto per l'abbandono drammatico del figlio Napoleone II, ma questo è un'altra storia. Comunque, nelle lettere che si scambiano Napoleone e questa giovane moglie, sulle prime
lui è senza dubbio infatuato. Io non credo che fosse proprio innamorato, come ho sentito dire, credo che fosse un'infatuazione un po' compiaciuta di un uomo più grande che comunque riesce a sposare la figlia degli Asburgo e a imparentarsi con la monarchia Asburgo. D'altro canto, era molto chiaro che Napoleone era considerato un nemico. Pensate che l'antica sovrana di Napoli, Maria Carolina, che è sorella di Maria Antonietta, scrive a quella che all'epoca è l'imperatrice d'Austria: cara amica, ma ci pensate, presto sarò nonna di quel demonio di Napoleone, e che ne sarà di quella mia povera nipote quando riusciranno a tirarlo giù dal trono? Si ritroverà a essere la concubina di Satana e la madre di figli illegittimi e bastardi, perché io non credo alle voci del divorzio del corso. Quindi vedete bene che quello che era il vero sentimento rispetto al matrimonio asburgico è abbastanza chiaro. La stessa Maria Luisa da bambina, insomma, è pieno di lettere in cui lei lo chiama l'orco, lo chiama un personaggio, il Krampus delle favole, e addirittura quando c'è la notizia che Napoleone cerca una nuova moglie, Maria Luisa scrive alla governante compiango la sfortunata principessa che lo sposerà. In realtà la sfortunata principessa, che tanto sfortunata non è, è lei. Nel primo periodo il padre le ha fatto... Sandra, scusa... Alessandra, sì, stiamo concludendo. Dovresti un po' tagliare perché abbiamo poi un altro collegamento online, quindi dopo non vorrei che magari... Che non ho guardato. Certo, chiudo subito, scusa che non ho guardato l'orario. Comunque, per arrivare a chiudere il tema, Maria Luisa, appunto, secondo matrimonio, dicevo, ma Napoleone ne è infatuato, certamente ancora di più ne è infatuato quando nasce il figlio. È paradossale che nelle lettere non venga mai chiamato per nome questo bambino, viene chiamato o mio figlio o tuo figlio. Maria Luisa, dopo la caduta, non raggiungerà Napoleone all'Elba. Dopo una prima fase non risponderà alle sue lettere e non gli scriverà mai a Sant'Elena, neanche per dargli notizie del bambino che vive e muore a Vienna, muore dopo la morte del padre. Quindi, per chiudere, ringraziandovi ancora moltissimo, ringraziando anche Stefano Ceccarelli ovviamente e tutti voi per l'invito, ecco, devo dire che nelle lettere di Napoleone si vede una figura diversa dal grande conquistatore, il grande statista, il grande politico. Lui diceva: la politica non ha cuore, ha solo testa. Però io posso dire che dalle lettere, dalle moltissime lettere, io ho cercato di sintetizzare, ma sono moltissime ovviamente, si vede un uomo che, oltre a essere il genio che tutti sappiamo, è un uomo che, oltre ad avere testa, ha molto cuore. Grazie. Grazie, grazie Alessandra, mi dispiace perché appunto questa tua narrazione era avvincente, ci coinvolgeva, queste donne di Napoleone, abbiamo visto anche le sue contraddizioni, una ne hai rivelata tu quando appunto pensa di aristocratizzarsi o nobilitarsi sposando Maria Luisa, abbiamo anche notato però questa sua capacità e contraddizione per esempio nell'essere l'uomo che abbatte l'antico regime ma che poi si comporta come un uomo del vecchio regime distribuendo regni, no, a fratelli, sorelle o ad altri nel momento in cui lui stesso ha suscitato ormai quel sentimento di appartenenza nazionale che avrebbe rovesciato tutti i troni nell'Ottocento, quindi una cosa molto interessante. E poi credo anche che questa sua capacità di gestire, no, le sorelle di come una sorta di padre o di fratello maggiore ha una sua ripercussione in quello che tu dicevi nel codice civile napoleonico, dove appunto, no, quel modello di famiglia che delinea è il modello della famiglia borghese che tanto peso avrà, no, nel tutto, non solo nell'Ottocento, ma credo che anche oltre l'Ottocento, no, questa figura del padre e del marito in particolare che è abbastanza, diciamo, dominante. Grazie, grazie Alessandra, veramente. Adesso... Grazie, grazie. Adesso il giovane Alessandro Riccardo Benzoni, anche scusate, c'ho una piccola comunicazione che mi ha dato Ceccarelli. Allora, intanto sentite anche voi questa un po' fastidiosa eco che viene da fuori, ma credo che sia
lo streaming, come si dice, no? Ecco. Poi c'è una da rimuovere, un appunto bianca, non so se è qui il proprietario, targata CN647Y5, perché ha ostruito il passaggio, quindi ripeto, C Como N Napoli 647Y5. Grazie. Ok. Allora, Riccardo è un giovane che naturalmente promette di approfondire alcune tematiche e affronta un tema molto, molto interessante, almeno per me. Anch'io ho studiato, appunto, come vi ho detto, questi rapporti tra Chiesa e rivoluzione. La sua relazione potrebbe anche essere un po' interpretata male, Santo Napoleone, no? Dice, vabbè, questo era arrivato proprio alla pazzia, alla follia, no? Pensando di farsi, come dire, inventare un San Napoleone per festeggiare il giorno. Scomodarono anche, pensate, un vescovo di Perugia per trovare un Napoleone, no? Che c'era stato nella successione dei vescovi perugini, un tale che verso il 500 e 600, Rita, non meno 600 mi pare, un Napoleone Comitoli, per cui insomma questo Napoleone poi non era così strano come nome all'interno di un ambiente ecclesiastico, ma poi ci dirà Riccardo. Ecco, qual è, diciamo, il fondo, la verità? La verità, poi magari Riccardo mi sosterrà oppure mi preciserà, è che, come sapete, la rivoluzione nasce, no, con una fortissima impronta antichiesa, anticristiana, anticattolica, almeno nell'età repubblicana, no, sconsacrazione di chiese, abolizione delle feste dei santi e della settimana, tutta una serie di provvedimenti, no, che vanno sotto il nome, nei manuali lo trovate, di periodo di scristianizzazione, no? E poi naturalmente l'ingresso di Napoleone nel 1796-97 in Italia e le insorgenze cosiddette popolari, che proprio da queste parti ebbero l'apice, Castelrigone, contro proprio, non tanto come qualcuno vorrebbe, no, per questo sentimento di identità, fuori gli stranieri, i francesi, eccetera, no, ma proprio perché questi soldati francesi, questo esercito francese, che era un esercito rivoluzionario, appunto, no, calpestava e ignorava quelle che erano le pratiche religiose. Non era tanto, come dire, una situazione, no, ideologica, ma quanto una situazione di pratiche religiose non riconosciute, di oltraggio a simboli religiosi, a luoghi religiosi che per il popolo erano invece ritenuti fondamentali, no? Napoleone capì tutto questo, capì che il potere assoluto, il potere poteva averlo solo non contro la Chiesa ma con il consenso della Chiesa. Si parla, appunto, di un progetto da parte di Napoleone, il cosiddetto neocostantiniano, no? Cioè la Chiesa esiste, c'è, ma ti proteggo io, no? E fece, appunto, tutta una serie di azioni che andavano, instaurò un braccio di ferro con Papa Pio VII. Alla fine sto braccio di ferro, diciamo la verità, lo vinse Pio VII, no? E io ricordo sempre, quando, appunto, di aver recuperato un documento un po' particolare, che era un graffito, una scritta nel carcere di Spoleto, negli interrati del carcere di Spoleto, che fino, appunto, a qualche decennio fa, forse anche di più, era una prigione, era anche una prigione, un luogo di prigionia. In uno di questi sotterranei, quando andarono a restaurare, per poi farne quello che adesso è un monumento, un museo, trovarono una scritta, probabilmente di un prigioniero, no, dell'età di Napoleone, in cui, non me la ricordo bene, ma era anche in versi, ma sostanzialmente diceva questo: questo grande Napoleone, questo grande generale che ha sconfitto tutti, ha sconfitto tutto finì per lui quando toccò la Chiesa, no? Come per dire, ecco, c'era alcune cose che anche lui non poteva superare. Allora, ci vuoi, Riccardo, raccontare questa storia di questa, diciamo, sforzo, no, di un San Napoleone in funzione, appunto, del suo potere, no, e del suo ambizione a costruire, no, un consenso all'interno di un mondo che certamente non era simpatetico con gli ideali della rivoluzione.
Grazie. Certamente, grazie a lei, professor. Riccardo naturalmente è borsista anche di un nostro, di un collega carissimo, sia a me che a Rita, Angelo Bianchi, che è preside della facoltà di lettere dell'Università Cattolica, lavora con il professor Bianchi, e ecco, quindi diciamo un giovane che ha già scritto però un bel libro e sta continuando la sua brillante carriera accademica. Grazie, grazie professor Tosti, e buon pomeriggio a tutti, e ci tengo a unirmi ai ringraziamenti agli organizzatori del Festival delle Corrispondenze. Ringrazio in special modo il dottor Stefano Ceccarelli per l'invito a prendere parte a questo momento dedicato alle corrispondenze di Napoleone. E come è stato accennato in apertura dal professor Tosti, interverrò un aspetto che ci consentirà di riflettere sulla politica religiosa che venne varata da Bonaparte negli anni dell'impero e sul tentativo di favorire la sacralizzazione del potere di Bonaparte, in special modo a partire dal 1806, quando il regime francese intese conferire vigore a un culto. Il culto per un santo in realtà inventato, non esisteva traccia nei martirologi, nei repertori agiografici, nelle vite dei santi, e tuttavia Napoleone si sforzò proprio, anche con un certo impegno, a promuovere questo nuovo culto. Come? Tra i vari canali ci sono anche le circolari e le pastorali vescovili. Una delle forme di comunicazione più importanti dei vescovi proprio in epoca napoleonica. Circolari pastorali vescovili che però ci consentiranno anche di intercettare le corrispondenze, essendo all'interno di un festival delle corrispondenze, perché, come è possibile notare, all'interno delle circolari che vennero pubblicate negli anni dell'impero, ai vescovi veniva imposto di unire una lettera dell'imperatore o una lettera indirizzata all'imperatore. Questo è molto frequente. Parto da un esempio prima di giungere al caso di San Napoleone, ma che è molto efficace, ci consentirà di entrare subito in medias res. 1806, siamo negli ultimi mesi del 1806, è in corso la battaglia di la guerra di Napoleone contro le forze della quarta coalizione antifrancese, Austria e Prussia. Napoleone è al campo imperiale di Weimar, nel nord della Germania, e sostanzialmente invia una lettera ai vescovi, lettera che viene inclusa all'interno delle circolari. Ebbene, in questa lettera, la potete notare all'interno, ad esempio, della circolare, della pastorale vescovile, dell'arcivescovo di Tours, Barral, peraltro una delle personalità più fedeli a Bonaparte, appunto la lettera venne inclusa, e nella sua lettera Napoleone sostanzialmente andava a giustificare il proprio intervento militare contro la Prussia, e questo agli occhi dei vescovi, anche per veicolarne poi il messaggio presso il clero francese. Ma soprattutto Napoleone andava a fare riferimento all'aiuto che gli era stato dato dalla Divina Provvidenza nel corso della campagna militare. Sostanzialmente le vittorie che Napoleone aveva ottenuto sulle forze della Quarta Coalizione erano derivate, questo ce lo dice Napoleone, dal beneplacito della Provvidenza Divina. E questa espressione ritorna molto spesso poi nelle circolari vescovili e sarà un'espressione che ritroveremo anche in quelle circolari, che andiamo subito ad analizzare, che sostanzialmente vennero pubblicate nel 1806 per diffondere il culto del presunto santo patrono di Bonaparte. In questo caso le circolari vengono pubblicate attorno a luglio del 1806 e recano al loro interno un rapporto che il ministro dei culti di Napoleone, Jean-Étienne Marie Portalis, tra poco vedremo anche il suo ritratto, il 19 febbraio 1806, quindi qualche mese prima, aveva indirizzato a Bonaparte per sollecitarlo a introdurre all'interno dell'impero due nuove feste nazionali. Una festa nazionale che si sarebbe dovuta celebrare sostanzialmente la prima domenica di dicembre per commemorare due importanti anniversari per il regime, vale a dire l'anniversario del Sacre, poc'anzi la professoressa Necci faceva riferimento all'incoronazione parigina immortalata da Davide. Ebbene, quello era uno dei due anniversari che doveva essere commemorato. Il secondo anniversario che si doveva commemorare era l'anniversario del trionfo di Austerlitz, 2 dicembre 1805, un anno dopo il Sacre, e
questi due anniversari dovevano essere celebrati all'interno di una festa nazionale. Questo dietro la proposta di Portalis. Il secondo, invece, la seconda festa nazionale, quella che ci interessa più propriamente, è la festa che si doveva fissare al 15 agosto. Ed era la festa che sostanzialmente vedeva l'elevazione al grado di festa nazionale della festività di San Napoleone, per l'appunto il presunto santo patrono di Bonaparte. Perché il 15 agosto? Perché il 15 agosto sostanzialmente è il giorno del genetliaco di Bonaparte, Bonaparte che era nato ad Ajaccio il 15 agosto del 1769. E poi perché il 15 agosto è anche il giorno in cui ricorreva la ratifica che il pontefice Pio VII, Barnaba Chiaramonti, aveva apposto al concordato stipulato con la Francia, 15 agosto 1801. E poi il 15 agosto è anche il giorno in cui ricorre la festività mariana dell'Assunta, che è patrona di Francia. E quindi Portalis, nel proporre questa intitolazione della festa nazionale a San Napoleone, sostanzialmente andava a far coincidere nello stesso giorno due festività. La festività dell'Assunta, patrona di Francia, con la festività di un presunto San Napoleone, santo patrono di Bonaparte e santo patrono dell'impero. Napoleone accoglie la proposta, il giorno stesso viene pubblicato un decreto imperiale, che sostanzialmente va a sancire l'introduzione delle due nuove feste nazionali, e sostanzialmente possiamo vedere come già Portalis nel rapporto facesse riferimento nuovamente a quell'espressione del beneplacito garantito dalla divina provvidenza a Napoleone, formula che ritorna, e che ritornò anche nelle circolari, nelle pastorali vescovili, proprio pubblicate per favorire l'introduzione delle due nuove feste nazionali. Le circolari vescovili, dunque, abbiamo detto, recano in questo caso il rapporto di Portalis, recano il decreto imperiale che istituisce le feste nazionali, ma recano anche la vita di San Napoleone, la cosiddetta leggenda agiografica di San Napoleone. Ma voi vi chiederete, se un santo di nome Napoleone non è mai esistito, com'è possibile allegare alle circolari vescovili una leggenda geografica, cioè una vita del santo? Ebbene, la leggenda geografica fu creata ex novo a Parigi. E perché Portalis, sostanzialmente, dopo l'introduzione della festa nazionale, si rese conto che il santo era irrintracciabile nei martirologi, nei repertori geografici. Quindi Portalis intervenne presso l'allora nunzio apostolico della Santa Sede a Parigi, il cardinal Giovanni Battista Caprara Montecuccoli, peraltro arcivescovo di Milano, e invitò l'arcivescovo, appunto Portalis intervenne presso il cardinale Caprara, lo esortò ad avviare delle ricerche di carattere erudito sul conto del santo. Cardinale Caprara si rivolse ai dottori, agli studiosi della Biblioteca Ambrosiana di Milano, incaricandoli della ricerca. I dottori dell'Ambrosiana condussero la ricerca nei martirologi, nelle vite dei santi, negli acta sanctorum dei bollandisti. Non rinvennero ovviamente indicazioni, ma trovarono le indicazioni su un santo che presentava una certa assonanza col nome di Napoleone, un santo che talvolta nei martirologi era indicato come Neopolis, altre volte indicato nella variante Neapolis. Un presunto martire, alessandrino del III secolo d.C., morto durante le persecuzioni di Diocleziano e Massimiano in Egitto. Le informazioni furono passate a Parigi al cardinale Caprara, Cardinal Caprara prese contatti con Portalis e venne redatta la leggenda geografica di San Napoleone, che però riporta le indicazioni relative a Neopolis o Neapolis. Quindi la leggenda geografica venne allegata alle circolari e abbiamo un San Napoleone, vedete anche le prime rappresentazioni iconografiche, che è sostanzialmente un martire, e qui abbiamo la presenza in questa incisione realizzata poche settimane dopo l'introduzione della leggenda geografica da Maurizio De Magistris sul disegno di Giuseppe Girardi, autori parmensi, un martire orante, vegliardo, è un martire perché ha la palma del martirio. E ci troviamo nelle
celle, appunto nelle prigioni di Alessandria d'Egitto, come recitava la leggenda agiografica. E le rappresentazioni iconografiche proliferano, anche le intitolazioni di luoghi di culto. Questo è un bel dipinto che si trova ai Musei Civici di Sanremo ed era stato realizzato per decorare un altare intitolato a San Napoleone. Per chi di voi conoscesse Sanremo, è sostanzialmente il santuario di Nostra Signora della Costa, che domina il quartiere della Pigna. Ebbene, il mer di Sanremo, il sindaco Tommaso Borri Adolmo, favorì sostanzialmente l'intitolazione dell'altare e la realizzazione del quadro con San Napoleone in gloria. E poi anche le chiese. Ora, nelle carte parigine ho trovato diversi riferimenti, diverse proposte a intitolazione di chiese a Parigi, a San Napoleone. La proposta venne avanzata in diverse occasioni da Portalis, il ministro dei culti. Ma abbiamo delle chiese anche in Italia intitolate a San Napoleone. Ad esempio a Piacenza, l'attuale chiesa di San Francesco, siamo proprio in centro, nel cuore del centro emiliano, siamo proprio vicino a Piazza Cavalli. Nel 1807, dietro la richiesta del sous-préfet, cioè del viceprefetto di Piacenza Caravel, fu intitolata a San Napoleone, fu collocata all'interno una statua lignea del santo. Quindi abbiamo la diffusione del culto. E per quanto riguarda le circolari, ebbene, i vescovi, una volta ricevute le disposizioni sull'introduzione della festa del 15 agosto, si fanno latori della diffusione e quindi fanno riferimento alla prigionia, fanno riferimento alle azioni gloriose compiute dal martire, la sua difesa della fede cristiana nel III secolo, ma fanno anche qualcosa in più, e andrò a concludere proprio su questo aspetto in questi ultimi minuti, ma è un aspetto che mi pare alquanto significativo della costruzione della sacralizzazione del potere napoleonico in questi anni. Il riferimento a San Napoleone offre un pretesto ai vescovi, che di fatto si fanno latori non soltanto della diffusione del culto di San Napoleone, ma anche della costruzione di quel mito di Napoleone che già negli anni precedenti aveva gettato le sue basi. Ora, un'immagine di Napoleone, quindi del protetto da San Napoleone, che di fatto inizia a diffondersi, anzi si fortifica in questo periodo, è l'immagine di Napoleone restauratore del culto cattolico. Ora, questa immagine ritorna molto spesso nelle circolari e ritorna anche nella circolare del vescovo di Cambrai Belmas. Sostanzialmente Belmas partiva dai riferimenti a San Napoleone, faceva riferimento al martirio, al dramma della prigionia, ma poi andava a chiudere stabilendo un parallelismo fra San Napoleone e Napoleone. Napoleone che, come San Napoleone, che ha difeso o comunque si è speso per la fede cristiana nel III secolo d.C., ebbene, Napoleone si è speso per la difesa e per la pace, soprattutto, della Chiesa gallicana. Perché? Perché sostanzialmente Napoleone, attraverso il concordato, riesce a porre termine a quello scisma che era emerso nel periodo rivoluzionario nel clero cattolico in Francia, in seguito alla pubblicazione nel 1790 della Costituzione Civile del Clero, testo sul quale parte del clero francese prestò giuramento, parte del clero ricusò il giuramento. Quindi Napoleone, attraverso il concordato, sana lo scisma e ovviamente c'è un ritorno nei termini della costruzione del consenso. Napoleone diventa restauratore del culto cattolico. Questo aspetto lo potete vedere anche nelle raffigurazioni iconografiche, un Napoleone negli abiti ancora di primo console che risolleva la croce che è stata abbattuta sostanzialmente durante il periodo rivoluzionario sul piano ideale, o un Napoleone come in questo dipinto di François, dipinto presentato al Salon del 1802, un Napoleone a cui viene infuso lo Spirito Santo e quindi dalla fede e quindi sostanzialmente si propone di avviare le negoziazioni per il concordato. Altre immagini sono quelle di un Napoleone emulo, imitateur del proprio santo patrono e anche di difensore della fede, appunto l'immagine del defensor fidei. Questo compare nella circolare del vescovo di Digione Raymond. Ebbene, in questo caso Raymond sottolinea come Napoleone sia l'imitateur
tanchi la poulettre de son saint patron, cioè imitatore, per quanto lo può essere stato, del proprio santo patrono. E poi Napoleone viene esaltato come difensore della fede perché ha avuto il coraggio di sfidare, di bravè, il furore di nemici numerosi e potenti del culto cattolico che avevano giurato di annientarlo nel periodo rivoluzionario. E infine altre immagini, e qui vado a concludere, Napoleone come uomo della destra del Signore, come braccio armato di Dio, non devono stupire queste espressioni, perché ci sono anche alle volte dei riferimenti a Napoleone come demi-dieu, cioè come semidio. Questo è stato ampiamente studiato in sede storiografica da Jacques-Olivier Boudon in Francia. E quindi vedete queste espressioni che vengono poi accompagnate dall'accostamento alle figure più note delle scritture veterotestamentarie. Un Napoleone nuovo Mosè, un Napoleone novello David e quindi unto del Signore come David, o un Napoleone nuovo Giuda Maccabeo o nouveau Cyrus, nuovo Ciro. Questa è un'espressione ricorrente, Bernard Plongeron l'ha studiata in Francia, e Napoleone è il nuovo Ciro. Se Ciro il Grande nel VI secolo avanti Cristo è stato quel sovrano della dinastia Achemenide persiano che ha liberato sostanzialmente il popolo ebraico dalla cattività a Babilonia, Napoleone sostanzialmente ha liberato il cattolicesimo dal dramma rivoluzionario, quindi si stabilisce l'accostamento. Quindi vedete, circolari vescovili che veicolano sostanzialmente questa costruzione del consenso, questa sacralizzazione del potere per Napoleone. Circolari che servono anche a mettere in circolazione, anzi a diffondere il nuovo culto, quello di San Napoleone, che riportano anche i frammenti della corrispondenza napoleonica da cui siamo partiti. E chiudo proprio sui frammenti della corrispondenza napoleonica. Poc'anzi il professor Tosti faceva riferimento alla rottura poi a un certo punto dei rapporti col pontefice Pio VII, il nuovo martire peraltro nel periodo della restaurazione, verrà riconosciuto in tal senso. Ebbene, tra 1808 e 1809 si consuma la frattura con il papato, cioè la crisi concordataria che è al proprio apice. Napoleone fa invadere gli stati romani, Pio VII, Barnaba Chiaramonti, viene prelevato dalle stanze del Quirinale, da prima viene esiliato, o meglio, viene deportato a Grenoble, poi a Savona, poi a Fontainebleau. Pio VII emana la cum memoranda, quella bolla di scomunica contro gli usurpatori del patrimonio di San Pietro, che in realtà dietro questa espressione c'è Napoleone stesso. Si consuma quindi la lacerazione. E casualmente, a partire dal 1808-1809, quei frammenti di corrispondenza napoleonica, quelle lettere di Napoleone incluse nelle circolari, iniziano ogni tanto a non essere più pubblicate dai vescovi nelle circolari. Questo avviene ad esempio quando nasce il re di Roma, il figlio, appunto l'erede di Napoleone, a cui faceva riferimento in precedenza Alessandra Necci. E nel 1811, quando nasce il re di Roma, la circolare, ad esempio emanata dal vescovo di Arezzo, non reca la lettera di Napoleone. E qui, per stare proprio qui anche vicino, il vescovo di Perugia e il vescovo di Città di Castello non pubblicano la circolare e quindi quegli strumenti che erano stati utilizzati per la costruzione del consenso si rivelano anche, diciamo così, un'occasione per manifestare il sentimento di natura opposta, cioè il dissenso per la politica religiosa e nel contempo ecclesiastica di Bonaparte. Vi ringrazio molto per l'attenzione. Grazie Alessandro anche per la brevità, ma anche l'incisività di questo tuo intervento. Che effettivamente ha messo in luce un aspetto interessante che continuo a studiare perché è un momento determinante per capire poi anche successivamente i rapporti Stato-Chiesa nell'Ottocento e Stati Nazionali. Vedo già in collegamento François Houdesset, che ringrazio per la sua presenza. Mi spiace solo che non è qui con noi,
in questo splendido Monte del Lago. La sua è un, diciamo, il suo profilo è di uno storico specialista di storia militare, e è responsabile, pensate, di un della Fondazione Napoleone di Parigi, presso la quale ha coordinato, diretto un progetto che ha visto la pubblicazione di 15 volumi, 40.497 lettere pubblicate, poi oltre ai saggi, le mappe, le note biografiche. Ecco, io veramente sono assolutamente, come dire, interessato, ecco, a ascoltare la sua relazione, la Correspondance de Napoléon, de son élaboration dans le cabinet impérial à l'histoire des publications. Grazie François, a te la parola. Grazie mille. Tu parli in francese o parli in francese? No, comincio in italiano, ma non okay. Posso fare tutta la conferenza in italiano. No? Scusi, ma parlo in italiano di cucina, come dice, allora è difficile per me di fare tutta la conferenza in italiano. Alors, merci beaucoup pour cette invitation à parler. Alors, je vais essayer de vous partager le PowerPoint. Cercherò di condividere un PowerPoint. Mi sentite? Allora. Sì, sì, assolutamente. Prova. Ok, ottimo, grazie. Non funziona, infatti. Ok, allora, non so come fare, scusate. E qualcuno può aiutarlo, può suggerirgli come condividere un PowerPoint? Che programma è, Meet? È Zoom. Ma l'écran partagé non è attivata. Allora, penso che è questo. Non è attivata la condivisione dello schermo, dice. Sì. Ma deve attivarla lui, penso. Bah, c'est vous, monsieur, qui devez en fait activer le partage de l'écran? Non, l'animateur a désactivé l'écran de partage. Ah bon? Non, à quanto pare, dice il modératore. Ma li vedo, condividi lo schermo, quel pulsante verde. Bah, vous allez, vous voyez, il y a en fait une touche verte en bas, partager votre écran, ça devrait être... Ouais, mais ça fonctionne pas en fait. Il y a marqué l'animateur a désactivé le partage d'écran. Dice que le modérateur a désactivé la possibilité de condivisione dello schermo. Si, dove... Ma io che questo qua. Il moderatore sono io, ma io non ho acceso questo. Map Radio. Organizzazione, le 18.01, vi ricordiamo che siamo in diretta da Monte del Lago, vi stiamo proponendo uno degli eventi della 10ª edizione del Festival delle Corrispondenze, lo ricordiamo, evento che si sta svolgendo presso la sala conferenze di Villa Aganor, vi ricordiamo sempre che siamo in diretta sulle frequenze di MEP Radio e sul canale YouTube MEP Radio Umbria per quanto riguarda lo streaming video. Perfetto. Alors, donc merci pour cette invitation à parler aujourd'hui d'un sujet qui, à la Fondation, nous tient à cœur, qui est bien sûr la correspondance de Napoléon, sur laquelle nous avons travaillé pendant 15 ans. Le premier volume est paru en 2004 et le dernier en 2018. Grazie, intanto grazie per questo invito a parlare quest'oggi di un argomento che ci sta molto a cuore, la corrispondenza di Napoleone, un tema che ci vede impegnati da 15 anni. Il primo volume è stato pubblicato nel 2004, l'ultimo risale invece al 2018. De Napoléon, on retient l'œuvre administrative, militaire ou politique, moins qu'il fut un auteur prolixe, et cela dès son plus jeune âge. Allez-y, merci. Dans sa jeunesse, il s'essaya à l'écriture, une nouvelle qu'on appelle le masque, qui est intitulé Le Masque Prophète, un roman teinté de Bernardin de Saint-Pierre également, hein, Paul et Virginie.
qui s'appelle Qui sont Eugénie. Ce sont ses essais littéraires hein, qu'il va tenter de mettre en place sans grand succès. Il va même s'essayer au prix littéraire, mais vraiment sans succès. C'est surtout à travers son activité militaire et de chef d'État que son talent littéraire s'est exprimé, et à travers surtout son activité épistolaire en réalité. Napoleone è ricordato principalmente per il suo lavoro amministrativo, militare e politico, anche se è stato uno scrittore prolifico fin dalla giovane età. Nella gioventù si è cimentato anche nella scrittura, ad esempio c'è un racconto che è Le Masque Prophète, un romanzo tinto di Bernardin de Saint-Pierre, e il suo Paul et Virginie, il cui titolo è Qui sont Eugénie, che furono i suoi tentativi letterari che però non incontrarono il successo auspicato. Inoltre si è anche cimentato in dei premi letterari, ma senza molto successo, e fu... Questa era la primissima parte, fu soprattutto attraverso la sua attività militare come capo di Stato che il suo talento letterario si espresse maggiormente, in particolar modo attraverso la sua scrittura epistolare. Donc, c'est à partir du moment où il entre dans l'histoire, donc à partir de 1793, que cette intense activité va se mettre en place. Devenu général en chef, puis chef de l'État, c'est au travers de sa correspondance que passent ses instructions et ses ordres. Sa correspondance, si elle est un objet littéraire, elle participe complètement au mythe de Napoléon. Elle est aussi, surtout pour le chef d'État, un instrument de travail. La première lettre connue date de 1784, hein, mais durant son activité, 1794 à 1821, il dicta plus qu'il n'écrivit, nous y reviendrons, de manière générale, et il signa pas moins de 40 500 lettres pendant toute la période de travail. Elles sont désormais connues et recensées dans la correspondance. Nous ne pourrons pas tout explorer, évidemment, mais on va essayer de rentrer dans cette correspondance et on va d'abord regarder le travail de Napoléon. Dunque, fu dal momento in cui entrò nella storia e salì anche di grado nel 1793 che questa intensa attività assunse delle proporzioni davvero maggiori. Divenne generale capo e poi capo di Stato ed è attraverso la sua corrispondenza che si trasmettevano le istruzioni e anche gli ordini che conferiva. La sua corrispondenza, da un lato, è un oggetto letterario e partecipa un po' a quello che è il nostro mito di Napoleone, ma è anche e soprattutto per il capo di Stato un vero e proprio strumento di lavoro. La prima lettera redatta e conosciuta risale al 1784, ma durante tutta la sua attività, che si svolge tra il 1794 e il 1821, e torneremo su questo, ci fu tanto di scritto, ecco, qualcosa che avveniva in maniera quotidianamente, e lui firmò almeno 40.500 lettere che sono conosciute e recensite, registrate. Non potremo, ovviamente, dati i limiti di tempo che ci sono concessi, esplorare a fondo questo monumento, come dire, di carta, ma esploreremo comunque il suo modus operandi, il suo modo di lavorare, di elaborare le missive e anche tutto il suo divenire. Donc, c'est donc au travers de ce travail qu'on a commencé notre travail d'édition, puisque c'est là que finira cette conférence. On a donc exploré ce travail de Napoléon. Alors, vous connaissez certainement, pour certains, le film d'Abel Gance, Austerlitz, où on voit l'acteur Pierre Mondy, l'acteur français Pierre Mondy, qui dicte plusieurs lettres en même temps. Eh bien, cette vision est assez vraie, puisque, en réalité, c'est une transcription de ce qu'a vu Jean Agathonfin, l'un des secrétaires de Napoléon. Dunque attraverso Napoleone e l'opera di Napoleone che possiamo capire meglio anche che cos'è, che cosa ha rappresentato la sua corrispondenza nel corso del tempo. Tutti quanti conoscono probabilmente le immagini del film Austerlitz di Abel Gance, in cui l'attore francese Pierre Mondy interpreta Napoleone che detta diverse lettere contemporaneamente. Ecco, questa visione è sì da un lato un po' romanzata, ma è comunque piuttosto veritiera e si ispira alle memorie di Jean Agathonfin, che è stato segretario di gabinetto tra il 1812 e il 1815. Quindi c'è una certa precisione in questo film. Mais avant de parler de tout ça, il faut vraiment voir comment est-ce que Napoléon nourrit sa réflexion, puisque les correspondances sont en fait la fin de son travail. C'est le moment où il prend ses décisions réellement.
Donc le travail de Napoléon est centralisé par une administration bien spécifique qu'il a mis en place à partir du consulat, qui est la secrétaire d'État impériale. Elle reçoit, filtre, prépare, rédige les projets de décret et enfin elle expédie les courriers. Le cœur de cette machine de guerre administrative, c'est le cabinet de l'empereur. Dunque, prima però di parlare delle lettere e anche del modo di dettare di Napoleone, dobbiamo guardare ciò che in qualche modo alimenta il suo pensiero e ciò che sta a monte delle sue lettere, delle sue missive. Perché la corrispondenza di Napoleone di fatto riflette anche il processo decisionale dell'imperatore e arriva alla fine di un lungo processo di riflessione e anche di lettura. Il lavoro di Napoleone fu impregnato, fu centralizzato da un'amministrazione molto specifica che è stata proprio creata da e per Napoleone durante il consolato, che è la Segreteria di Stato Imperiale. E il compito di questa Segreteria di Stato è quello di ricevere, filtrare, preparare e redigere dei decreti e infine anche spedire delle lettere. Ecco, quindi il cuore proprio di questa macchina amministrativa di guerra è il cosiddetto gabinetto, dell'imperatore. Sì. L'essentiel du travail de Napoléon se passe donc dans ce cabinet intérieur, décrit dans les mémoires des différents secrétaires, que sont Menval ou Fin, j'y reviendrai. Très peu de personnes ont accès à ce saint des saints, à ce cœur du pouvoir. Le personnel y est trié sur le volet. Ce personnel, compte tenu de la masse de travail et de quelques personnes en 1805, ne va faire que se renforcer au fil du temps. Vous avez la description de tout ce personnel. Au plus fort de son activité, en janvier 1812, il se compose de 27 personnes réparties dans trois grands services, que sont le secrétariat, le cabinet topographique et le service de traduction et de renseignement. Dunque, la maggior parte del lavoro di Napoleone si svolgeva proprio nel suo gabinetto interno, così come viene descritto nelle memorie dei suoi segretari Menval e Fin. E pochissime sono le persone che avevano accesso a questo luogo sacro, a questo cuore, centro o fulcro del potere, se volete, il cui personale era proprio selezionato a mano. E dato il carico di lavoro delle poche persone che c'erano nel 1805, perché poi nel corso del tempo è stato rafforzato, questo personale non potrà che aumentare nel corso del tempo. Al culmine della sua attività, parliamo del gennaio 1812, era composto da 27 persone che erano divise in tre dipartimenti principali. Quindi c'era il segretariato che era diretto da Menval, e come potete vedere, e poi c'era l'ufficio di traduzione e l'ufficio di informazioni, quello che si occupava di tutte le informazioni in generale. Ah. Le secrétaire qui est resté le plus longtemps en poste, c'est Claude-François Menval. Il a été succédé par Jean-Agathon Fin, mais il y a toute une série de personnages qui vont quand même intervenir. Ce sont les principaux que vous avez là, dont vous avez les portraits. Il segretariato era diretto da Menval, come potete vedere, che poi è stato succeduto anche da altre personalità, Jean-Agathon Fin, per esempio, che è stato segretario del gabinetto, e ci sono tutto quindi una serie di personalità che comunque potete trovare all'interno o su questa slide, che vedete elencate nel dettaglio. Ora non entrerò in rassegna, non passerò in rassegna tutte queste... L'essentiel du travail de Napoléon donc, se passe en lecture et en dictée qui s'alternent sans que le moment soit clairement défini. Arrive au cabinet des centaines de rapports, des rapports journaliers, des rapports qui vont nourrir en fait, la réflexion de Napoléon. Donc il a mis vraiment en place une structure qui permet une pyramide gouvernementale dont il est le sommet et qui va recevoir absolument toutes les informations de l'Empire. Vous avez ici la police, les rapports de police secrète, les rapports des divisions militaires également, les rapports du grand juge qui sont affichés sur l'écran. Dunque, la maggior parte del lavoro di Napoleone si svolgeva e consisteva nella lettura e nel dettato, che si alternavano, come dire, senza dei tempi ben definiti, quindi erano due attività che si alternavano. All'interno del cabinet, del gabinetto arrivavano centinaia di rapporti che il capo di Stato, il capo dello Stato leggeva o si faceva leggere, che andavano quindi ad alimentare, scusate, le sue azioni quotidiane o le azioni a più lungo termine. A partire dal consolato in poi, Napoleone ha istituito una sorta di piramide
piramide governativa con se stesso ovviamente al vertice, e su questa slide potete trovare per esempio alcuni importanti rapporti, che sono rapporti giornalieri, che possono essere per esempio quello della police secrète, quindi la polizia segreta, il rapporto fatto al premio al primo console, il grande giudice, il grand juge e via dicendo. Voilà. En fait, tous ces rapports, au moins ces trois types de rapports-là, sont des rapports journaliers et ils donnent à l'empereur une vision claire de l'esprit public de l'Empire et lui donnent en fait vraiment l'opinion publique du cœur de l'Empire. À cela s'ajoutent des remontées directes de terrain avec la diplomatie et les agents étrangers qui envoient également des rapports. Ces bulletins sont complétés par des statistiques, les livrets de la Grande Armée, de la Marine, des armées étrangères fournies par le ministère des Affaires étrangères également, et les finances avec le prix du blé, etc. Dunque, al gabinetto quindi abbiamo detto che arrivavano due tipi di rapporti, rapporti che si potevano definire per così dire quotidiani, quindi che davano a Napoleone una visione abbastanza chiara di quello che era lo spirito pubblico dell'impero. E poi abbiamo anche altri tipi di rapporti, rapporti con i procuratori generali e via dicendo, ci sono anche dei rapporti che derivano dal campo diplomatico, giornali, le gazzette straniere e anche gli agenti all'estero che tengono un po' il polso dei paesi alleati e nemici. Questi rapporti erano completati, quindi c'erano rapporti diplomatici che venivano dall'estero ed erano completati e corredati anche di altri documenti che erano delle statistiche fondamentalmente. Quindi l'opuscolo, gli opuscoli sulla Grande Armée, la Marina, gli eserciti stranieri forniti dal Ministero degli Affari Esteri, le finanze e via dicendo. Voilà. D'autres rapports arrivent directement, qui sont sollicités directement par l'empereur. Alors, je m'attarde pas trop sur cela, mais il a un réseau parallèle. Il y a le réseau gouvernemental et un réseau qui lui est personnel et qui va lui envoyer directement des informations sur une foultitude de points et des fois extrêmement précis. Altri rapporti erano sollecitati direttamente dall'imperatore, quindi abbiamo due importanti reti, se così vogliamo chiamarle. C'era una rete che era quella più governativa, quindi il canale più istituzionale, e poi c'era una rete invece che correva parallela a quella governativa, che era la rete più personale, quindi tutto quello che riguarda la corrispondenza e il carteggio personale dell'imperatore, quindi una serie di informazioni che venivano ad aggiungersi a quelle diciamo più istituzionali, sulle quali però non andrò a dilungarmi più di tanto, dato anche il poco tempo a disposizione. Voilà, donc tout ça informe vraiment le socle de la correspondance et les lectures s'alternent au moment, il lit un rapport, il dicte une lettre, etc. etc. Lorsqu'il dicte une lettre, Napoléon commence souvent très lentement au rythme, et ensuite le rythme va s'accélérer au mesure qu'il rentre dans le fond du sujet. Dans les dictées, Napoléon parle exactement comme je parle là, c'est-à-dire au rythme d'une discussion, et puis au fur et à mesure, il faut que le secrétaire saisisse tous ces mots et toutes ces paroles, et il va même y avoir des secrétaires qui vont apprendre la sténographie. Quindi, in linea generale, come ho detto, la lettura di questi rapporti si alternava alla dettatura della missiva senza che fossero fissati i tempi, quindi i tempi non erano fissati. Quando Napoleone dettava iniziava molto lentamente all'inizio e poi il ritmo si accelerava, no? A mano che si addentrava anche negli argomenti ed entrava nel vivo degli argomenti. Nelle dettature Napoleone solitamente parlava come si parlerebbe con un interlocutore, cioè senza pensare che il segretario aveva il compito di seguire il flusso delle parole. Quindi Napoleone a volte dettava così velocemente magari che il segretario aveva difficoltà a prendere nota di tutte quante le idee. E ci sono stati anche appunto alcuni di questi segretari che hanno appreso la stenografia per facilitare il compito di trascrivere quanto dettato da Napoleone. Voilà, donc l'empereur a souvent une idée dominante lorsqu'il dicte, qu'il va développer pendant toute une journée sur plusieurs lettres. En règle générale, les lettres sont claires, précises, les phrases sont rapides, comme l'action qu'elles décrivent, et il faut que les idées aillent très vite. En réalité, les phrases claquent, elles sont courtes et doivent être comprises sans explication et surtout exécutées sans pourquoi ni mais. Mm-hmm.
L'imperatore spesso aveva un'idea dominante che sviluppava tutto il giorno, no? E andava a distribuire su diverse lettere. I tratti fondamentali di questo erano la chiarezza, la precisione, le frasi dovevano essere rapide, così come anche l'azione che queste frasi descrivevano. Ci devono essere delle parole chiave nelle lettere che Napoleone dettava, le frasi sono solitamente brevi, sono spoglie, devono essere capite senza troppe spiegazioni, devono essere soprattutto, questo è un punto fondamentale, eseguite senza perché e senza per come, quindi senza se e senza ma. Donc pour pallier à cette dictée très rapide, hein, comme je disais, il y a la sténographie. Vous avez une image, c'est celle qui est en bas de ces lettres. Parfois, Napoléon, alors vous avez, ceci est une image de sténographie. Parfois, Napoléon se lève le matin avant son secrétaire et va écrire directement ce genre de document. Alors, la particularité de l'écriture de Napoléon, j'y reviendrai, mais c'est une écriture qui est extrêmement difficile à lire. Donc, ces documents vont être recopiés ensuite par les secrétaires et souvent détruits. Celui-ci s'est retrouvé en vente. Mm-hmm. E in linea generale, per compensare questo ritmo frenetico della dettatura imperiale e per far fronte a un'attività sempre più crescente, succedeva che si apprendeva la stenografia, come vi ho detto poc'anzi, che era molto utile per catturare il flusso delle parole di Napoleone. E vedete qua un'immagine in basso proprio di stenografia, quindi avete alcuni esempi concreti che vi mostrano questa tecnica. E a volte cosa succedeva? Succedeva che Napoleone si alzasse davanti al segretario e scrivesse lui stesso una lettera, e la particolarità, la peculiarità era che la scrittura di Napoleone era molto difficile da leggere, quindi succedeva che questo veniva ricopiato, i testi venivano ricopiati da parte dei segretari e poi venissero distrutti in un secondo momento, alcuni sono anche in vendita. Donc, voilà, vous avez un autre exemple de lettres. En une journée, Napoléon peut dicter jusqu'à 40 lettres. Par exemple, le 6 mars 1807, hein, à Osterode, il y a 33 lettres sont dictées. Là, ça a commencé à 1h du matin et la dernière lettre est dictée à 23h. Si on le fait le compte, ça fait 99 copies, puisque à chaque fois, en fait, il y a une dictée, une première copie, une seconde copie et le propre qui sera l'expédition. Dunque, in un giorno Napoleone riusciva a dettare fino a 40 lettere. Facendo un esesempio, questa per il 6 marzo 1807 a Osterode abbiamo 33 lettere, le dettature iniziarono all'1 del mattino e l'ultima risale alle ore 23. Se fate il conto, se sommate il tutto, abbiamo un totale di 99 copie, quindi abbiamo sempre una lettera, una copia e poi anche la successiva, quindi in totale 99 copie prodotte. Donc les journées les plus importantes, c'est le 16 et 17 juin 1813, en pleine réorganisation de la Grande Armée. Et donc là, en deux jours, près de 117 lettres sont créées, sont dictées et recopiées et envoyées. I giorni più importanti furono il 16 e il 17 giugno 1813, quando in due giorni uscirono quasi 117 lettere dal gabinetto imperiale. Souvent, en fait, ce qui se passe également, c'est que donc on recopie la lettre avant qu'elle soit envoyée, et cette minute, ce qu'on appelle la minute, eh bien, n'a pas été recopiée dans les années 1812, 1813 et 1814, ce qui nous a posé bien des problèmes pour établir la totalité des correspondances de ces périodes-là. E che cosa succede? Succede molto spesso che per preparare l'invio viene fatta una seconda copia per l'archiviazione, come vi dicevo, quello che viene chiamato minuto. Dopo, il problema è che nel 1812, 1813 e 1814 molto spesso manca questa seconda copia per l'archiviazione, e questo ovviamente ha posto una serie di problemi, perché magari è rimasto solo il dettato, che a volte risulta essere del tutto illeggibile o comunque molto difficile da leggere. Voilà, donc la dernière phase de cette élaboration de la lettre, c'est la recopie et la création de ce qu'on appelle l'expédition. Et elle se termine systématiquement par la formule de politesse: sur ce, je prie Dieu qu'il vous ait en ta sainte et digne garde. Et là, Napoléon signe la lettre.
Dunque, la fase quindi successiva era quella della ricopiatura, quindi veniva copiata, dopodiché veniva preparata quella che viene chiamata la expedition, quindi la spedizione letteralmente, e la, quindi c'è la creazione dell'expedition che si chiudeva con la famosa formula di cortesia, ovvero su questo prego Dio che ti abbia nella sua santa e degna custodia, letteralmente, e poi c'era la firma di Napoleone. Voilà. Alors, juste un détail quand même, cette formule de politesse, là, sur ce « Je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne garde », c'est une reprise de, d'une formule complètement monarchique qui montre que le pouvoir de Napoléon s'est transformé aussi, puisque c'est une formule qui apparaît uniquement une fois qu'il est empereur. E giusto come inciso potremmo dire che la ripresa, cioè che questa formula, che è la formula di cortesia con cui si chiudevano le missive, ovvero su questo prego Dio che ti abbia nella sua santa e degna custodia, tradotto alla lettera, è una formula che è stata ripresa da una formula monarchica, è piuttosto importante, e la cosa importante e interessante da notare è che questo indica che c'è stata una trasformazione del potere di Napoleone. Perché? Perché è una formula che lui utilizza solo e soltanto dopo essere diventato imperatore. Alors, on va peut-être accélérer un tout petit peu parce que je vois le temps qui passe. On a beaucoup parlé, dit que les secrétaires avaient retravaillé les lettres. C'est complètement faux. Tout vient bien sûr de Napoléon et il a des formules extrêmement fortes. Hein, et des fulgurances, par exemple, quand il dit à l'Oriston, lorsqu'il prépare l'expédition vers le Suriname en 1804, il lui dit « La mort n'est rien, mais vivre vaincu et sans gloire, c'est mourir tous les jours ». Voilà, c'est le genre de phrase qu'on retrouve complètement sortie de la tête de Napoléon et sur ses lettres. Dunque, quando parliamo di Napoleone, parliamo di questi sorti di lampi di luce, sono di Napoleone, a volte ricordano le sue pretese letterarie. Quando scrisse al generale L'Oriston, che era preoccupato di prendere il comando di una spedizione in Suriname nel 1804, scrive: «La morte non è altro che vivere sconfitti e senza gloria è morire ogni giorno». Quindi fulgurance, di nuovo, divenne espressione quando nel luglio del 1813 scrisse al generale Le Marois. Voilà. Pour protéger les lettres, bien sûr, à partir de 1808, on va transcrire les lettres dans une sorte de code qu'on appelle le chiffre. Per proteggere le lettere, a partire dal 1806, si vengono trascritte all'interno di un codice che viene chiamato chiffre. Donc, voilà. Arrivé à destination, la lettre est recopiée et pour transmettre les différentes informations. Et là, vous avez le trajet dans le ministère de la guerre d'une lettre depuis l'écriture par Napoléon jusque aux différentes personnes qui doivent exécuter les ordres. E non il tragitto di una lettera, dunque qua avete una lettera appunto che passa al Ministero della Guerra nel 1810, quindi tutto questo è il percorso che viene fatto dalla lettera fondamentalmente. Donc comme on le voit, la plupart des lettres, je vous ai montré, hein, toutes les lettres ont été dictées pour la plupart, et seule la correspondance privée a été écrite de la main de Napoléon. Et c'est en fait à partir de 1793 qu'il va commencer à seulement dicter et à utiliser les secrétaires et non plus écrire de lui-même. Il écrit aux impératrices, notamment à Joséphine, qui va montrer les lettres de Napoléon comme des objets de curiosité, tellement l'écriture est difficile à lire. Le lettere vengono mostrate come un oggetto di curiosità perché è molto difficile da leggere la scrittura, le vengono scritte da alcune imperatrici come Josefina. Come possiamo vedere, la maggior parte delle lettere di Napoleone erano dettate, occasionalmente prendeva in mano una penna, ma solo per la sua corrispondenza privata. E dal 1793 in poi lui non scrive più da solo, e questo era dovuto alla mancanza di tempo naturalmente, ma anche perché la sua scrittura stava diventando sempre più illeggibile, sempre più difficile da leggere. Voilà. Et ces lettres ont été dans les premières à être publiées. On vient de découvrir très récemment avec mon collègue Peter Hicks que les premières lettres de Napoléon ont été publiées dès les années 1814-1815, des lettres de Napoléon à Joséphine. 1814, vous avez dit Oui, 1814.
Dunque, queste lettere sono state proprio le prime lettere ad essere pubblicate, e quindi sono varie lettere che vengono pubblicate a partire dal 1824 in linea generale, e, tra cui quelle appunto a Josefina, le lettere a Josefina, che occupano un posto speciale all'interno dell'opera epistolare di Napoleone. Alors, si la correspondance sert à gouverner, il y a aussi un usage politique de cette correspondance, et Napoléon va faire publier dans le Moniteur des lettres pour, on va dire, valider, expliquer son action. Mais il n'explique pas grand-chose, mais de temps en temps, il fait passer des lettres pour expliquer en fait ce qu'il doit faire et ce qu'il va faire. Se la corrispondenza serviva a gestire l'impero, aveva però anche un uso politico ed era anche un oggetto editoriale, come si può vedere dalle lettere a Josefina. E in linea generale la corrispondenza è un oggetto politico, e Napoleone fece pubblicare le sue lettere nel Moniteur, e tra il 1808 e il 1813 abbiamo una raccolta di lettere del Moniteur che fu pubblicata, per esempio, in Germania. Questo è soltanto uno degli esempi che si possono fare. Voilà. L'autre usage politique, évidemment, ce sont les adversaires de Napoléon qui vont l'utiliser, puisque en fait, les premières lettres de Napoléon publiées, ce sont les Anglais qui les publient pour montrer comment est-ce qu'il a abandonné l'Égypte. Et là, vous avez cette toute première publication. Le prime lettere appunto che abbiamo pubblicato sono les Anglais, sono alcune quindi sono dirette anche ai nemici di Napoleone, per in questo caso dimostrare di aver abbandonato l'Egitto, ed è soltanto uno tra gli esempi che si possono fare. La correspondance è bien sûr une arme, e même après, en 1815 par exemple, Napoléon lui va faire publier des lettres, les vraies lettres, puisqu'il va y avoir toute une manipulation par le duc Blacas-d'Olpe, qui va avoir créé des faux pendant la Restauration. Et pendant les 100 jours, il va faire publier les vraies lettres pour montrer toute la mystification qu'il y a eu en 1815. Dunque, nei 100 giorni vengono fatte pubblicare tutte quante le lettere per mostrare tutta la mistificazione che c'era stata attorno al 1815. La corrispondenza era quindi una sorta di arma che poteva servire spesso per screditare. E nel 1815, durante i 100 giorni, Napoleone cosa fece? Fece pubblicare tutte le lettere originali che Blacas-d'Olpe utilizzò per falsificare i falsi che screditarono Murat nei gabinetti europei. Au lendemain de l'Empire, évidemment, ces publications vont redoubler. D'abord les ministres, Carnot, Decret, puis la légende. Mais dans les premiers temps, on essaye, les ministres qui ont servi pendant les 100 jours vont essayer de se justifier à travers, en publiant les lettres de Napoléon. Dunque, durante i 100 giorni i ministri cercano di giustificarsi pubblicando le lettere di Napoleone, e dopo l'Impero le pubblicazioni furono raddoppiate. C'era cioè il momento delle giustificazioni da parte dei ministri, Carnot, Decrès, eccetera, e poi anche della leggenda. Quindi venivano in generale utilizzate proprio per giustificarsi da parte dei ministri durante i 100 giorni. À Sainte-Hélène, depuis Sainte-Hélène, preuve que cette correspondance est extrêmement importante, et bien depuis Sainte-Hélène, Napoléon va recevoir les premières publications de Panckoucke de 1819 et 1821, et il va corriger ses propres lettres. Là, vous l'avez, c'est écrit, il écrit sur une de ses lettres de la première campagne d'Italie de 1796, « Il ne faut pas croire cela à la lettre, il était d'usage de tripler l'annonce des troupes qui arrivaient pour en imposer », donc il critique ses propres écrits. E la raccolta pubblicata da Panckoucke nel 1819-1821 ritorna proprio da Sant'Elena, annotata da Napoleone. E l'imperatore cosa fa? L'imperatore corregge e migliora i propri scritti. Un esempio di questo è la lettera del 6 maggio 1796, che contiene un'annotazione a matita. Questa annotazione dice: non dovete credere alla lettera, era consuetudine triplicare l'annuncio delle truppe che arrivavano per imporsi. Ecco, questo è soltanto un esempio tra quelli che possiamo fare. Ma l'œuvre principale qui nous a servi de base pour publier la totalité des lettres de Napoléon, c'est bien sûr la correspondance qui a été publiée sous le Second Empire. Ma l'opera essenziale, che è fondamentale, perché rimane con i 32 volumi, è rappresentata dai 32 volumi della correspondance, pubblicati sotto il Secondo Impero. Voilà. Une première commission s'est mise en place avec le maréchal Vaillant, et ils ont essayé d'être très scientifiques dans leur approche. Par exemple, ils s'interdisaient, dans la reproduction des lettres, de modifier les textes.
Una prima commissione fu istituita nel 1854 e sotto la direzione del maresciallo Vaillant, tra gli altri, in cui si diceva di aver proibito scrupolosamente nella riproduzione delle lettere dell'imperatore qualsiasi alterazione, qualsiasi taglio e qualsiasi modifica dei testi. Alors, la commission n'allant pas assez vite, Napoléon III va la casser. Et en 1864, il nomme une nouvelle commission qui va là être beaucoup moins scrupuleuse et qui va en fait beaucoup retravailler les textes et va censurer les textes. Dunque, questa prima commissione poi è stata in qualche modo eliminata ed è stata istituita una seconda commissione. Nel 3 febbraio 1864 Napoleone III decise di sciogliere la prima commissione e nominò una seconda sotto la presidenza del suo cugino, che è una commissione che in realtà era molto meno scrupolosa sul testo rispetto alla prima e che faceva quasi sistematicamente delle cancellazioni, omissioni oppure delle rielaborazioni. Successive. Voilà. Par exemple, Madame de Staël n'est pas une catin, Jérôme Bonaparte n'est pas un coquin, etc., etc. Donc il y a énormément de censure. Pendant cette seconde commission, on va même brûler des documents. Heureusement, les archivistes ont sauvé pas mal de documents, mais il y a eu beaucoup de censure. Ci sono state moltissime censure, gli archivisti grazie a Dio sono riusciti a salvare moltissimi dei documenti, ma molti dei documenti, pensate, sono stati completamente bruciati in un secondo momento a causa di questa seconda commissione che era stata creata, che contiene tutta una serie di rielaborazioni, come dicevamo poc'anzi, per renderli più facili da leggere, oppure per ragioni politiche, per non offendere le convenienze, chi era al potere, eccetera. Per esempio, Madame de Staël non è mai una puttana, Jérôme Bonaparte non è mai un mascalzone, l'Inghilterra non conosce mai la nostra più grande debolezza e via dicendo. Quindi alcuni documenti sono stati quasi distrutti e grazie agli archivisti siamo riusciti a recuperare molto di questo. Donc face à ces lacunes, évidemment, les historiens, les archivistes, eh bien, après le Second Empire, vont beaucoup travailler. Hein, on a compté pas loin de 350 monographies qui ont complété, qui rajoutaient des lettres en permanence par rapport à ça, puisqu'ils ne publient, la Second Empire ne publie que 25 000 documents. Dunque, in linea generale possiamo dire che sono state 350 le monografie che sono state recuperate insieme a tutte le lettere o con i 20.000 pubblicazioni del Secondo Impero. Quindi di fronte a tutte queste lacune del lavoro, della corrispondenza, sono alcuni storici e archivisti che hanno lavorato strenuamente per riuscire a recuperare molti di questi materiali. Voilà. Donc face à tout ça, c'est dans cette optique-là que la Fondation a décidé de lancer son opération de republication, donc en 2002, avec le premier volume en 2004. On a d'abord contacté les institutions, on a contacté bien sûr les collectionneurs et exploré toute la bibliographie. Et donc pour retrouver, on a traité 120 000 documents et pour avoir 40 500 lettres en définitive. Dunque, di fronte a questa storiografia così abbondante, spesso anche perfettibile, la Fondazione ha lanciato la sua operazione. I lavori sono iniziati, come dicevamo, nel 2002, con 350 monografie e riviste. Poi nel 2004 è stato pubblicato il primo lavoro in assoluto, sono stati contattati ovviamente molte istituzioni, sono stati contattati i collezionisti, è stata recuperata gran parte della bibliografia, si è arrivati ad una raccolta di quasi 120.000 documenti e si è riusciti a recensire, a elencare, a registrare in totale quasi 40.500 lettere. Quindi 2002 inizio dei lavori, 2004 prima pubblicazione, 120.000 documenti, 40.500 le lettere. Tout ce travail nous permet bien sûr de donner le texte le plus propre possible et le plus fidèle possible surtout, et de trouver les faux, comme ce document. E tutto questo lavoro ha permesso di arricchire considerevolmente il numero conosciuto e pubblicato delle lettere di Napoleone e anche di trovare, quindi nella maniera di ripulire il più possibile il testo, di trovare anche tutto quello che rappresentava dei falsi, per esempio. Donc tout ce travail, hein, bien sûr, nous permet d'enrichir globalement énormément la correspondance, puisqu'on publie entre 30 et 50% d'inédits suivant les années, suivant les périodes. Vous avez ici les inédits sur le dernier volume qui a été publié donc en 2018.
E tutto questo lavoro ha permesso di arricchire considerevolmente il numero conosciuto e pubblicato delle lettere di Napoleone, e per ogni volume aggiungiamo dal 30 al 50% di materiale inedito. Scusate. Avete qui ad esempio il grafico del materiale inedito per l'ultimo volume, dove abbiamo pubblicato il 18% del materiale inedito per la campagna di Francia e più del 50% per Sant'Elena. Voilà. Allora, e je terminerai par la question qui brûle peut-être les lèvres de certains déjà. Est-ce qu'on a publié toutes les lettres de Napoléon ? Non, en fait, parce qu'il y a eu des destructions, il y a eu des pertes, et on sait qu'il y a que beaucoup de lettres sont cachées encore en collection privée, et nous allons compléter, en fait, puisque à partir de l'année prochaine, les premiers volumes seront mis sur notre plateforme Internet qui s'appelle Napoléonica, et donc elles seront à disponibilité, et au fur et à mesure, nous compléterons, puisqu'on a déjà plus de 100 lettres qui auraient dû paraître dans l'un des 15 volumes. Mm-hmm. Abbiamo già più di 100 lettere che avrebbero dovuto essere pubblicate in più di 15 volumi. Quindi concludo con questa domanda, che comunque è già sulla bocca di tutti e su cui molti si saranno già interrogati. La domanda può essere: abbiamo pubblicato tutte le lettere di Napoleone? Beh, la risposta è no. Mi sarebbe piaciuto poter rispondere di sì, ma c'è stata la distruzione, c'è stata, come si è detto poc'anzi, una dispersione dei fondi anche in delle collezioni private. Sappiamo che ci sono ancora delle lettere inedite da scoprire. Abbiamo già più di 100 lettere che andremo a pubblicare a partire dal prossimo anno e a mettere a vostra disposizione sul sito web della fondazione, che si chiama Napoleonica, les archives, quindi gli archivi, che alla fine andrà ad ospitare, come dire, tutte quante le lettere di Napoleone. Quindi andremo a fare questa messa a disposizione del corpus intero delle lettere di Napoleone, comprese quelle che sono andate perse, diciamo, che non sono state finora recuperate. Merci de votre attention. J'espère que je n'ai pas trop endormi tout le monde. Vi ringrazio dell'attenzione e spero di non aver fatto addormentare nessuno. Grazie François, merci beaucoup. Imponente, io insomma, immaginavo che era una corrispondenza abbastanza nutrita, ma non di questa mole, non di questo spessore. Poi, come giustamente hai sottolineato alla fine, forse ancora in giro per il mondo, tra collezionisti, musei e altro, ci saranno altre lettere. Che dire, chiudiamo questo nostro pomeriggio. Non so se qualcuno, Vanni, vuoi chiudere con due parole. Ecco, altrimenti poi ecco, io vi saluto e vi ringrazio. Intanto do la parola. Grazie, professore. Io ringrazio ovviamente tutti i relatori, ma in particolare il professor Usedek, perché veramente ci ha dimostrato quanto importante sia ancora una volta l'edizione critica delle lettere e delle corrispondenze, da cui questo festival trae ispirazione e che si incarica ogni volta di alimentare e di portare all'attenzione del pubblico. Quindi veramente un grazie per averci mostrato l'opera mastodontica che la Fondazione Napoléon fin dal 2002 ha messo in campo e che ovviamente continua ad essere un cantiere aperto. Grazie veramente a tutti e buon proseguimento con le altre iniziative del festival. Grazie. Bene, MEP Radio Organizzazione, le 18:41, siamo sempre in diretta da Monte del Lago per la 10ª edizione del Festival delle Corrispondenze. Vi abbiamo proposto naturalmente sia in diretta radiofonica sulle frequenze di MEP Radio Organizzazione che sul canale YouTube di MEP Radio Umbria questo evento dal titolo Corrispondenze Imperiali, Lettere A e D Napoleone Bonaparte a 200 anni dalla morte. Tra breve proseguiremo con un'altra diretta qui a Monte del Lago. Si susseguono naturalmente gli appuntamenti, vi ricordiamo anche l'altro appuntamento che però sarà solo in diretta streaming video sul nostro canale YouTube di stasera alle ore 21:30 con Barbara De Rossi e Massimo Arcangeli. A tra pochissimo, rimanete naturalmente sintonizzati sulle nostre frequenze e collegati in rete con il canale YouTube di MEP Radio Umbria. A tra pochissimo.